Seconda giornata di pre-season che si apre qui in Giappone, quindi al 100% torna in qualche modo in Asia, lo fa con un Raffaello Morga vincente settimana scorsa in Spagna, oggi si mette ancora una volta in qualifica a dettare il passo per ora. Noi torniamo con Matteo Congiu al commento e sottoscritto, accompagnato questa volta invece da Jacopo Rochita, un ottimo riferimento in termini di pilota, un vicecampione l'anno scorso in Master League, oltre che nelle Finals, quindi è un piacere averti con noi in cabina di commento. Ciao Jacopo. Ciao Matteo, buonasera a tutti, buona gara. Invece a dirigere la stream, la diretta, ci sarà Simone Fracchiolla, che ha già accumulato parecchia esperienza in queste ultime settimane in Arte SDM, e sarà lui a condurci all'interno di questa seconda 100%, ovviamente sempre autore di un ottimo lavoro. Ciao Simo. Ciao a te, grazie ancora, buonasera a tutti ragazzi. E proprio come settimana scorsa, anche la direzione gara riporta il nome di Marco Luconi, Fit Mark, a.k.a. also known as, che salutiamo e diamo il benvenuto all'interno di questa live. Buonasera a tutti ragazzi. Allora Jakub, siamo già comunque abbastanza addentratici nelle qualifiche, sono trascorsi circa 6 minuti e Raffaelix domina la classifica primo, 28.965, il tempo fissato come riferimento, unico pilota a scendere sotto il 29, tutti gli altri sono sempre all'interno di questo muro, la top 6 generalmente si ferma su 29.7, invece di lì a scendere tutti gli altri piloti sono ancora fermi sul 30, comunque un gruppo che appare abbastanza dilatato, non ci sono troppe compattezze e ancora devono arrivare i tempi, giusto? Diciamo più che ancora devono arrivare i tempi sono già buoni. Raffo ha fatto già un 28.9 che è molto molto interessante, potrebbe essere difficile da battere perché scendere sotto il muro dell'1.29 non è molto semplice, visto che anche ieri per esempio l'unico a riuscirci è stato Shumi Legend girando il 28.9. Per il resto è una qualifica, è una gara che sarà molto interessante perché raggruppa comunque migliori comunque la metà del gruppo A e del gruppo B, e abbiamo diciamo tanti piloti molto veloci. Oltre a Raffo abbiamo Luigi Di Legge che è subito dietro, Dedde, Marco Gano, Giovi, Dario, Giovi addirittura vincitore della scorsa 100% che non è andata in diretta. E quindi diciamo che da qui oggi si possono delineare chi potrebbe veramente fare la master, perché comunque diciamo abbiamo una grande grande vastità di piloti che possono competere per la massima categoria. Tra l'altro abbiamo anche qualche novità in arrivo a questo GP, ovviamente è presente la nuova livrea Ferrari in celebrazione dei 75 anni della scuderia del Cavallino Rampante, e la Codemasters ha voluto onorare proprio questa ricorrenza con l'introduzione della nuova colorazione già mostrata a Monza, quindi ritroviamo anche nel virtuale questa speciale livrea. E diciamo che anche il gioco, tu sei più esperto di me sicuramente, ha cambiato completamente la fisica, non tanto per il modello di guidabilità ma per quanto riguarda proprio il raggiungimento di un ottimo setup. Sì, diciamo che è una peculiarità che stiamo riscontrando nelle varie sessioni di lobby che stanno facendo i piloti, che sto facendo anche io nelle sedute di allenamento. Non è facile trovare il setup perfetto. Abbiamo visto ad esempio in Spagna che comunque in una pista abbastanza tecnica alcuni piloti sono andati molto scarichi, e ad esempio questa cosa ha pagato per Giovi, che era molto scarico sul rettilineo e si è difeso bene nel misto. E qua più o meno possiamo rivivere più o meno la stessa cosa, tanti piloti che probabilmente potranno andare con un setup neutro o tendente addirittura a essere leggermente più carico per via dei tanti curvoni che ci sono qua su Suzuka, o di contro possiamo trovare tanti piloti invece che vorranno sfruttare l'ultimo settore specialmente, che è tutto un tratto rettilineo, e quindi sfruttare la velocità di punta per rimanere attaccato e sfruttare il DRS. Quindi ci sono varie interpretazioni, sarà molto interessante capire cosa adotteranno i piloti, soprattutto in base poi dopo a come gestiranno le varie strategie, perché è una strategia che sembra essere classica una sosta, e quindi vediamo un po' i piloti cosa avranno in serbo per noi. Scusatemi, intanto si è girato l'Openski all'uscita della chicane finale, fra poco andava a sbattere sul muro dei box e si è salvato per un pelo. Intanto abbiamo che il Fuchsia, il tempo record nel primo settore, è un 33.0 fatto siglare proprio adesso da Mister X, che però nel giro d'uscita quindi non è valido. Tutti gli altri piloti erano rimasti all'interno della pit lane aspettando quello che era il momento giusto per poi abbandonarle e andare a far segnare un altro giro lanciato. Adesso sono praticamente tutti in pista, quindi uno stato di occupazione del tracciato anche abbastanza evidente. Bisognerà stare attenti a non incappare nel traffico, traffico che può essere cruciale soprattutto in quella che è la prima sezione del tracciato giapponese. Ci riferiamo ovviamente alle iconiche S's di Suzuka, che
ovviamente in virtù della loro caratteristica dinamica permettono di avere poco spazio per le vetture, e coloro che non sono in un giro wide, in un giro lanciato, dovranno anche guardare bene gli specchietti per evitare di intralciare coloro che sopraggiungono. Vediamo intanto che adesso si è lanciato Raffo Idex, detentore della migliore prestazione qui in qualifica. Lui si è lanciato proprio da pochi istanti, pochi secondi, così come anche Di Legge ed Ed, che sono invece in una fase più avanzata. Proprio mentre ne parliamo, Ed invece va a sbattere nell'ingresso della pit lane con un test a quota molto simile a quello effettuato in precedenza proprio da Lopez, che poi è tornato ai box. Di Legge invece in seconda posizione si trova ai 6 millesimi al di sopra del proprio tempo personale, una volta quasi ultimato il secondo settore che conduce poi a Spoon. Quindi sarà lui il primo pilota a transitare rispetto a Raffo Idex sulla linea del traguardo, e sarà lui evidentemente a svelare quello che sarà il suo tempo, se sarà degno di una pole position che adesso sembra molto lontana. Comunque 3 decimi in un circuito del genere sono comunque una differenza abbastanza netta, però ricordiamo che la pista deve ancora evolversi, e non di poco, Jakub. Sì, comunque diciamo che è un bel raffronto quello tra Raffo e Di Legge, che sono stati sicuramente i due piloti che hanno convinto la maggior parte degli addetti ai lavori nella prima parte di questa pre-season, e adesso andranno uno contro l'altro per comunque confrontarsi in questa pre-season di pit, con Luigi che va a strappare la pole in questo momento a Raffo Idex di pochi millesimi. 13 millesimi a separare due, Fuchsia nel secondo settore di Legge, mentre si ripete Raffo Idex nella prima sezione del tracciato, che va a limare ulteriormente quella che era la migliore prestazione che già gli apparteneva. Adesso si trova alla 130R, il pilota della Aston Martin si dirige verso la Casio Triangle, che costa ovviamente della chicane più l'ultima curva, questa dolce piega verso destra che poi mette verso il vero e proprio rettilineo. Scopriamo quella che è la prestazione di Raffo, che si migliora un 28,8, rifila un decimo e mezzo rispetto alla seconda posizione di Legge, e si rimette a dettare il passo anche in questa qualifica. Un Raffo Idex che vuole mettere subito in chiaro gli equilibri, proprio come ha fatto già settimana scorsa in Spagna. Sì, diciamo la battaglia che in questo momento ci si aspettava, proprio tra i due che in questo momento sembrano, parrebbero essere i più veloci su questo gioco. Ci aspettiamo anche qualcosa da parte degli altri, soprattutto per esempio Giove, che aveva vinto la scorsa gara in Spagna. Però attenzione, perché comunque troviamo un Marco Gano molto veloce, un Dead, un Dario che sono lì, e quindi diciamo che il gruppetto non è molto lontano, anche se addirittura i primi due hanno fatto una leggera differenza. Da segnalare, giusto per dovere di cronaca, anche il Tia Pence, che la scorsa settimana ne aveva fatto 50%, oggi fa il 100%. Adesso non mi ricordo se c'è un altro pilota che aveva fatto 50% che va a fare la 100% pure lui. Comunque questi sono anche molti test per capire se qualcuno può avanzare addirittura dalla sport alla pro, e quindi la pre-season serve anche a quelli. Occhio a Giovi, perché 29,3 si mette in terza posizione, distanziando di soli 3 millesimi Marco Gano, che in precedenza aveva stampato un primo 29,307. Molto molto ridotto il gap tra la terza e quarta posizione, così anche come tra la prima e la seconda. Stiamo vedendo praticamente un gruppo a scaglioni. Anche Red è molto vicino, contando soprattutto che il pilota Red Bull ha avuto a disposizione un solo tentativo, perché il secondo è andato in malora, in quanto ha condotto poi un test a coda proprio nell'ultima curva. Quindi può contare solamente su di un giro valido il pilota della casa di Milton Keynes. Adesso situazione analoga a quella di pochi minuti fa, con tanti piloti che rientrano nei box dopo ovviamente aver completato il giro. Ricordiamo che la gomma soft permette poche tornate, giusto uno o due giri, ma quello che più conta in questo caso è la batteria, che viene deteriorata in pochissimo tempo. Solamente un tentativo si può disporre con la piena ricarica della batteria ibrida, due sarebbero veramente troppi, non si potrebbe disporre del massimo potenziale di questo secondo tipo di motore. Abbiamo anche Lopez, che credo che sia in un giro lanciato, lui che in precedenza aveva avuto un test a coda nella stessa zona di Dead, adesso si trova a Spoon, passato indenne da questa curva iconica. Devo dire che Suzuka, in quanto ha particolari, è veramente un circuito ricchissimo, la 130R, la Spoon, le S, questa particolare disposizione che permette che il circuito si incroci e formi un 8, veramente qualcosa di fantastico. Seguiamo con lo stesso Lopez, che le ultime fasi del suo giro, si trova adesso la chicane Casio, trazione che avviene in questo istante, va sul gas, ma torna ai pit, probabilmente non era andato come sperava, infatti era già abbastanza alto il suo un primo e 40, adesso in questo caso si ferma un primo 35 sulla linea del traguardo, ma ovviamente essendo entrato all'interno dei pit è di estremo rilievo. Sì, diciamo che la strategia dei vari piloti è molto molto simile per tutti quanti, e fanno tre tentativi con tre gomme soft nuove, quindi significa che per quanto riguarda la gara avranno una hard, una soft e una media nuova da gestire durante l'arco del GP, quindi importante comunque non commettere errori per non pregiudicare la strategia. Nessuno si è inventato qualcosa di particolare, tipo magari tenere due gomme soft
disponibili, e quindi vedremo proprio il passo gara puro tra i vari piloti. E occhio che però è una pista nella quale è molto facile andare a trenino e di conseguenza anche molto difficile superare, perché abbiamo un'unica zona di DRS che però in un rettilineo molto corto, che è quello principale. Quindi diciamo che vedremo una gara nella quale o qualcuno riesce a spaccare il ritmo e quindi spezzare il gruppo, oppure una serie di vetture in fila incolonate uno dietro l'altro. Di legge è uscito prima di tutti, lui si sta lottando la pole position con Raffo Idex e nel suo giro di uscita si trova adesso proprio l'ultima curva, ultime waves per mettere in temperatura e nella finestra li utilizza i propri pneumatici e poi via sul gas, tutto rinfiato per questo ultimo minuto e 30 che deciderà le sorti della griglia di partenza, se lo stesso Di legge partirà davanti a tutti o se si dovrà accodare e osservare il retroterreno di un'altra vettura. Lui con l'Alpine si dirige verso curva 1, DRS spalancato, l'unica volta in questo giro come ha detto Jakub, in pieno la prima, poi ecco che si parzializza. Si inizia a giocare un po' sul gas per far ruotare meglio la vettura, per evitare di destabilizzarla, soprattutto su questi cordoli che possono essere cattivi nemici. E poi il primo settore si conclude proprio con questo paesaggio fantastico in sopraelevato di Suzuka, intorno ai 30 secondi il riferimento fissato, 32 e 3 per la precisione da Raffo Idex proprio poco fa. Adesso transita sulla fotocellula Di legge, si situa anche lui abbastanza bene, un decimo di miglioramento, quasi vicino al Fuchsia, e comunque un netto incremento rispetto a quello che era stata la sua precedente prestazione. Incappa anche nel traffico di una Ferrari che però si toglie in maniera piuttosto repentina, e l'airpin, altro tratto cruciale, qui è importantissimo riuscire ad evitare il pattinamento delle ruote, oltre che per scongiurare eventuali surriscaldamento dei pneumatici, ma anche per limare quei preziosi centesimi che sappiamo essere vitali quest'oggi, perché sono in un fazzoletto i primi due. Spoon, che è l'ultimo vero proprio ostacolo prima del traguardo, oltre alla Casio Chicane, anche perché la 130R con queste vetture si percorre in pieno. Skoda pericolosamente in uscita da Spoon, lo dicevamo che poteva essere un ultimo vero e proprio minaccia rispetto a quello che era il giro di legge, e infatti si è fatto tradire qui il pilota Alpine, che perde parecchio tempo, tantissimo, due decimi e mezzo rispetto al proprio tempo, e di certo qui non può più puntare alla pole position, non credo neanche si possa rilanciare perché era in una fase piuttosto avanzata del suo giro quando è incappato in quell'errore, Jakub. E infatti conclude ai box, praticamente l'errore è stato fatale per lui, ha provato a fare qualcosa in più, quindi diciamo che la pole sembra quasi andare per Raffo Idex. Attendiamo però il miglioramento di altri piloti che possono comunque concludere un buon giro. Adesso ad esempio Marco Gano sta per iniziare il suo, e anzi 29 anzi no sta iniziando adesso, scusatemi, quindi Marco Gano iniziano praticamente l'ultimo giro per tutti. Andiamo un po' a vedere chi potrebbe migliorarsi, anche perché c'è una seconda fila veramente ambitissima da vari piloti, sono praticamente in 4 in 20 millesimi. Sì, il timer sta giocando brutti scherzi, Jakub, non segnala benissimo quello che è il giro lanciato rispetto a quello di un giro d'uscita, quindi siamo un po' ingannati da questa grafica di Formula 1, però siamo sicuri adesso che Raffo Idex e Marco Gano siano all'interno del proprio tentativo di qualifica, quindi andiamo a seguire prima quello che sarà il giro del pilota Alfa Romeo, che si trova già oltre il primo settore, si sta migliorando di 70 centesimi, potrebbero essere sufficienti perché come detto tu sono tutti in un fazzoletto nel giro dello stesso decimo e sono raccolti in pochissimi centesimi. Attendiamo poi quelli che saranno i riscontri cronometrici forniti proprio dai transponder delle vetture. Per ora Gano credo abbia fatto segnare un 32.4, che è un ottimo primo intervallo di questo tracciato. E poi arriva Spoon, dove pochi istanti fa Di legge è stato ingannato proprio dalla trazione, forse un arriva, po' poco goloso lì. Arriva Dead, che è praticamente uno dei primissimi a chiudere, fa 29.0, che è un ottimo tempo da parte del pilota Red Bull, che alza l'asticella anche dei piloti che inseguono i primi due. E attenzione, perché se questo è il miglioramento della pista potrebbe vedersi... Giovi intanto si gira... Giovi si è girato, Jakub, come dicevi tu, mentre Marco Gano adesso è all'interno della Casio, un miglioramento quasi minimo il suo, 42 centesimi al di sotto del miglior tempo personale. Sarà sufficiente per scalzare lì davanti i Dead? Non è possibile, però di certo mette un buon gap alle sue spalle. Poi Raffo Idex, che sta arrivando anche lui all'interno della Casio, e è anche lui sotto il proprio tempo, quindi potremmo vedere un ulteriore ribasso di quello che è il tempo fissato per la pole position. Sicuramente un 28.7, dipendentemente ovviamente da quello che è stato messo nella sua Casio, 28.694, un miglioramento clamoroso. Addirittura abbatte il 28.7 e scende seppur di pochi millesimi al di sotto di questo riferimento, mentre Giovi ovviamente in virtù del testa coda non sarà in grado di migliorarsi. Da seguire Z Pro Mauro, anche lui all'ultima curva con la sua W13 aggredisce in maniera molto molto particolare i cordoli, non abusa però di questi limiti della pista, allora può andare a concludere il proprio giro, un primo 29.506 ancora in settima posizione, dunque non si toglie da quella casella, dalla settima. Matteo Profilo arriva anche lui, si migliora ma rimane ottavo. Sì, una qualifica diciamo molto interessante, piloti molto vicini, soprattutto là davanti,
E questo sarà un bel quesito che ci porteremo durante l'arco del Gran Premio, a vedere quanti piloti possono rimanere sullo stesso ritmo e soprattutto la diversità delle strategie, perché sappiamo che dalle qualifiche alla gara i piloti possono scegliere qualsiasi gomma a loro disposizione, quindi sarà molto interessante anche capire le varie strategie. Interessante comunque da notare come Raffoelix sia stato da subito incisivo in qualifica e non abbia dato chance ai propri rivali per la pole position. Di legge comunque si dimostra molto veloce subito lì alle spalle del pilota Aston Martin, e grande grande miscuglio dalla terza posizione fino alla sesta con Dende, Marco Gano, Giovi e Dario che si sono giocati praticamente la seconda fila, via via tutti gli altri, da vedere un po' cosa potranno combinare anche dietro i vari Mister X, Lennox, Tia Prince, Fabio Ferra, per capire anche il loro potenziale in vista magari di uno scenario nella Pro League che potremmo vedere anche lì molto molto interessante. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo subito dopo per l'inizio del Gran Premio di Giappone. A presto. Giro di formazione iniziato proprio in questo momento dal poleman Raffoelix, un primo 28.694 il tempo della migliore prestazione in qualifica, seguito poi da Di Legge che sicuramente sarà pronto e voglioso di approfittare di qualsiasi eventualità a suo favore per prendersi il comando di questa gara, mentre Dede in terza posizione, lui protagonista proprio insieme a Raffaella Morga settimana scorsa in Spagna, mancante quest'oggi l'appuntamento di Suzuka invece Daniele Play che aveva ben figurato con la sua Mercedes anche lui 7 giorni fa, quarta posizione invece per un sempre verde Marco Gano, seguito a ruota da Giovi, lui che è un animale da gara, possiamo dirlo, in qualifica magari non brilla come solito invece fare in gara dove mette segno delle importanti prestazioni. Sesta posizione per Dario, lui che aveva messo a segno la migliore prestazione nel primo settore in qualifica, poi però non è riuscito a mettere insieme il giro nei successivi settori del tracciato giapponese, settimo e ottavo rispettivamente Zeta Promauro e Matteo Profilo, mentre nona e decima posizione nonché quinta fila Mister X e Lewis. Chiudono la top 10 invece, oltre a top 10, il Tia Prince e Fabio Ferra, qualcosa che sa molto di Prime League, in quanto Ferra proprio campione l'anno scorso nella Lega Cadetta. Posluca e Mike Myers partirsi la settima fila, mentre Pier Joker e Lopensky che seguono in quindicesima, sedicesima posizione, mentre ultime due posizioni riservate alle due McLaren di Long e Melissano, il team di Woking dovrà sicuramente cercare il riscatto nella gara dove si andranno a fare i punti, non in questo caso in quanto non ci troviamo in un campionato, ma ovviamente si andranno a assaggiare quelle che sono le capacità dei piloti in ottica poi apertura di quello che sarà la vera e propria stagione 2022-2023 della Formula Italian Team. Si trova adesso il leader a livello del tratto che conduce la 130R, sta scaldando in maniera piuttosto aggressiva le gomme, proprio le gomme, direi di dare un'occhiata alle mescole che hanno montato i vari piloti per il primo stint di questa gara, tutti praticamente con le medie, fatto eccezione per Giovi che predilige invece
le gomme a spalla bianca, mentre non abbiamo testa coda di legge nell'ingresso alla Casio Chicane, sì. Molto molto inconsueta come evenienza. Avete visto qualcosa di meglio voi su quella che è stata la dinamica del testa coda? Beh, io ho visto che ha toccato il cordolo, probabilmente, cioè forse ha dato un po' troppo acceleratore e si gira ancora, non lo so perché. Questo forse lo sa Jakub, un po' di eccesso di temperatura nei pneumatici? Ah, secondo me, onestamente, credo più un calo di concentrazione, onestamente parlando. Benissimo, ci fidiamo del tuo parere di pilota. Mentre altri tre piloti montano le gomme rosse, parliamo del Tia Prince, Pozluca e Melissano. Mentre il resto avete visto tutti su gomma media, quella che comunque offre un ottimo compromesso tra prestazione e durata della mescola. Ci siamo, tutti sono arrivati, attendiamo semplicemente lo schieramento delle ultime due McLaren con le luci che si accenderanno tra pochi istanti per poi spegnersi. Attendiamo allora che tutti i preparativi siano ultimati, vediamo i piloti che fremono per l'inizio di questo Gran Premio. Attendiamo anche poi quella che è la comunicazione della direzione gara che viene in questo istante. E allora parte la seconda gara della pre-season del Formula Italian Team con un dileggio molto aggressivo all'interno nei confronti di Raffo Irex, che però cerca di tenere a bada il pilota dell'Alpine e ce la fa. In arrivo a curva 1 è lui che guida il gruppetto, mentre Giovi era andato all'esterno cercando magari una manovra proprio danni di Marco Gaun, che perde due caselle delle fasi iniziali di questo Gran Premio e quindi si recoda in sesta posizione. Anche Dario perde una casella proprio a vantaggio di Zeta Promauro, che ha avuto uno start incredibile del pilota della Mercedes, così come anche Giovi, che comunque ha tenuto botta con queste gomme hard che sulla carta ovviamente sono molto più sfavorevoli e svantaggiosi rispetto alle altre mescole, in quanto necessitano di essere portate in temperatura in maniera molto più minuziosa e precisa. Jakub. Sì, grande partenza anche per esempio anche per il Tia Prince, che con gomma rossa è riuscito a sfruttarla molto bene, già risalito in ottava posizione. Là davanti Raffo subito sta imprimendo un ritmo molto forte, sta cercando comunque di far spaccare il gruppo, che è la tattica necessaria per portarsi meno gente possibile alle proprie spalle. Come detto te, grande partenza di Zeta Promauro, che già si ritrova in quarta posizione, e il gruppo adesso piano piano sta sfilando per i curvoni di Suzuka, tutti in fila indiana, tutti alla ricerca delle proprie scie. Raffo ha cercato, come detto tu, di mettere subito un bel cuscinetto tra sé e Dilegge, non ci è riuscito. Adesso forse un po' la scia e soprattutto credo l'ERS di Dilegge tengono a galla il pilota Alpine, che però poi dovrà comunque cercare di arginare quella che è la marea di Raffo Irex, perché se dovesse esaurire troppo presto la batteria ibrida, ecco che comunque poi la fuga avverrebbe in ogni caso, quindi deve sicuramente correre ai pari Dilegge dopo un primo giro che forse l'ha visto impreparato nella prima metà, poi si è ripreso nelle fasi finali. Mentre vediamo Marco Gaun che cerca il sorpasso nei confronti di Zeta Promauro, anzi no, nei confronti di Giovi, che Giovi, sì. Sesta posizione, Gomard sicuramente complice di questo sorpasso subito da parte del ferrarista. Sì, è la fase più delicata per quanto riguarda Giovi, che sa che in questo momento deve soffrire un po' l'andamento della gomma media, una gomma hard che in questa pista dovrebbe comunque andare molto bene, anche se però rispetto a una gomma media ci mette qualche giro in più ad entrare bene bene in temperatura e a usufruire bene del proprio potenziale, quindi è importante. Occhio a Tia su Dario, mamma mia, si era fatto importante, importante per Giovi in questi giri è rimanere più quanto più possibile sotto il DRS dei vari avversari che ha intorno, per poi dopo cercare di sfruttare al massimo questa gomma bianca, che potrebbe rivelarsi una bella gomma da gara per lui. Intanto lì davanti Raffo Irex è riuscito finalmente a prendere largo, un secondo e uno già oltre il DRS all'inizio della seconda tornata nei confronti di un Dilegge che alla fine, dopo aver riacceso le speranze e forse aver abusato anche un po' di quello che è il suo ERS, è rimasto comunque beffato dalla leader di questa gara, che si è portato in una situazione di agio, mentre il gruppo che va dalla sesta all'ottava posizione, composto da Giovi, Dario e il Tia Prince, regala spettacolo. Sono tutti e tre su mescole differenti, ovviamente quello più svantaggiato, come abbiamo detto in precedenza, è proprio lo stesso Giovi, e il Tia Prince ci stava provando in un punto piuttosto sconveniente proprio sul pilota che lo precede, sul pilota Alfa Romeo, alla prima di Degner. Lì di sicuro in due non ci si passa, molto molto rischioso, mentre abbiamo il primo giro veloce di questa gara, un primo 34.3 siglato proprio da Raffo Irex, e ovviamente come di consueto all'inizio della terza tornata viene abilitato l'uso del Drag Reduction System, ovviamente chiamato DRS. Niente cambi in arrivo in fondo a curva 1, dunque le posizioni nella top 10 rimangono congelate, così come anche nelle successive 8 posizioni, dunque non ci sono variazioni in griglia all'inizio del terzo giro
meno dei 53 previsti, mentre Dario adesso marca veramente stretto Giovi, che in virtù di questa gomma bianca non riesce a prendere il largo, non riesce anche a tenere il passo dei piloti davanti, sebbene si trovi comunque sotto il DRS. Ovviamente Dario ne ha molto di più su questa gomma media, deve cercare di trovare lo spazio nelle maniere più immediate, mentre abbiamo una bandiera gialla nel primo settore. Melissano proprio credo in curva 2 o forse più, un po' più avanti, comunque all'interno delle S. Melissano ha avuto un testacoda che poi lo ha costretto ancora una volta in ultima posizione, mentre Dario ovviamente in virtù dell'asperità presenti nella successiva sezione del tracciato di Suzuka nel secondo settore non è riuscito a trovare il varco necessario per poter portare la sua Alfa Romeo davanti alla Ferrari di Giovi. Un ritmo forse nato quello di Rafa Idex, che sta imprimendo veramente un bello strappo in questo inizio di Gran Premio, ha portato il vantaggio di un secondo e quattro nei confronti di Luigi, ma sta veramente martellando il pilota della Aston Martin dietro più o meno tutti sotto del DRS, a parte Zeta Promauro che sta rischiando di uscire fuori, ci rientra proprio in questo momento. Da sottolineare comunque come la gomma hard di Giovi sta funzionando molto bene, perché si ritrova in mezzo al gruppo e non ha più perso rispetto ai propri avversari. Attenzione, perché lui potrebbe essere veramente un ago della bilancia molto interessante nei prossimi giri. Giovi ha saputo soffrire nelle prime due tornate, tornate necessarie per far sì che la temperatura ideale fosse raggiunta dalle gomme a spalla bianca, poi è riuscito a raggiungere questo target e da lì ha mantenuto poi il suo ritmo costante e compatibile, molto simile rispetto a quello dei piloti che lo precedono. Quindi adesso sembra che il momento critico per il pilota della Ferrari sia sorpassato. Altra bandiera gialla nel primo settore, questa volta si tratta di Lopensky, il pilota dell'Aston Martin, che anche lui ha avuto un testacoda proprio all'interno della sezione delle S passata curva 2. Abbiamo Giovi, un passo. Giovi, eccolo l'errore. L'errore di Giovi, che praticamente in uscita dalle S ha sicuramente pizzicato il cordolo e la macchina gli ha fatto effetto pendolo ed è andato contro le barriere. Non ho visto se ha danneggiato qualcosa, però era questo il problema principale della gomma bianca, era che ancora non era completamente entrato in fiducia su queste coperture. Ne ha pagato dazio facendo un piccolo errore che gli ha compromesso interamente il Gran Premio. Adesso vediamo se continuerà con questa mescola bianca oppure rientrerà in box per montare un altro tipo di treno di gomme. Adesso attenzione a Dario, perché Dario non ha più il DRS, non ha il DRS di Marco Gano, perché non esiste più Giovi frapposto fra i due piloti Alfa Romeo, quindi non potrà azionare la mobile. Complice però invece un errore adesso di Tia Prince in ingresso alla casa chicane, ha bloccato il posteriore e ha dovuto fare una grande correzione che ha permesso poi la fuga momentanea di Dario, e quindi non si riesce a passare, mentre Zeta Pro Mauro adesso viene attaccato da Marco Gano, che rompe gli indugi, si porta in quarta posizione e riesce allora a salire di una casella, mentre il pilota Mercedes viene retrocesso virtualmente in quinta posizione, lui che era stato autore di una grandissima partenza che lo aveva visto figurare proprio in precedenza in quarta casella fino a questo sorpasso ultimato dal pilota Alfa Romeo. Sì, con Marco Gano che sembra essere molto competitivo sul passo gara, ha superato subito i suoi avversari che l'avevano passato in partenza. Adesso vediamo se riuscirà a ricucire il gap nei confronti di Dead con Rafa Idex e Di Legge, che hanno girato nell'ultimo giro alla stessa maniera. Intanto ancora bandiera gialla nel primo settore per un errore di una Red Bull di Pierre Joker, che ha perso la posizione su Dr. Long e riparte in 16ª piazza. Tanti errori soprattutto che avvengono sempre nella stessa zona della pista, sempre nel primo settore. Lì è la porzione più odiata, forse dei piloti, quella più complicata e più tecnica sicuramente, e stiamo vedendo piuttosto eventi spiacevoli in quella sezione. I piloti dovranno stare attenti nelle fasi successive per evitare di compromettere in maniera irreparabile la propria gara e dunque pregiudicare anche quella che poteva essere una buona prestazione, come abbiamo visto fare proprio Giovi, che stava lottando anche per comunque delle posizioni di tutto rilievo, considerando soprattutto che aveva la gomma hard, quindi era sicuramente su di un altro tipo di strategia rispetto a tutti coloro che lo precedevano anche che lo seguivano, visto che era l'unico pilota con quella gomma in dotazione. Mentre Marco Gano, attenzione, questo DRS sicuramente ha aiutato, il sorpasso su Zeta Pro Mauro ha avuto un certo effetto a riguardo. Intanto bandiera gialla nel terzo settore, ma non vediamo piloti che perdono posizioni. Fabio Ferra, esatto, l'Alfa Tauri di Fabio Ferra, che lascia sfilare poi tutti i piloti che incorrono momento in quella posizione di pista. Qua un rischio grosso, vuole entrare forse in box, non la manovra più sicura che abbiamo mai visto, anzi sicuramente sanzionabile dalla direzione gara se si trattasse nel reale, quindi qua ha rischiato veramente grosso Fabio Ferra. Stavamo parlando
Giovi, che adesso dopo quell'errore ha pregiudicato una gara che poteva essere molto diversa e avrebbe potuto vederlo in posizioni di tutto rilievo prima di quell'errore. Sì, diciamo sono tanti errori dovuti comunque a una pista che è veramente difficile, quella di Suzuka, non è facile andare forte nel circuito giapponese, è molto vecchio stile, quindi appena vai fuori è un attimo veramente rovinare il proprio Gran Premio, e ha vissuto anche un momento abbastanza difficile Rafu Hiddix, che alla spuna è andato completamente largo perdendo tutto il margine che si era guadagnato nei primi tre giri, e ora si ritrova sia di legge che dead molto vicini con un Marco Gano che, occhio, sta facendo un ritmo veramente interessante, il pilota dell'Alfa Romeo, e potrebbe anche lui ricongiungersi col gruppo. Non è molto distante, gli manca solamente 4 decimi dal terzetto di testa, ma è un Marco Gano che si sta trovando molto bene su questa pista. Avrei consiglio tecnico, Jacob, secondo te qual è la vita di questa gomma soft? Perché il Teaprinse sembrava molto più pressante alle spalle di Dario nelle tornate precedenti, adesso invece non riesce a ricucire quel gap che si è creato dopo il suo errore all'ingresso della Casio Chicane. Secondo te quanto può andare avanti ancora con queste gomme soft, e se stanno accusando già un po' di usura? Sicuramente stanno accusando l'usura, anche perché è una gomma, diciamo, vecchio stile, proprio morbida, nel senso che era una gomma da qualifica. Se gestita bene, comunque è una gomma che ti può permettere di fare almeno dai 10 ai 15 giri, sarebbe l'ideale per lui, visto che probabilmente dovrebbe fare la strategia comprendendo anche la gomma hard nella seconda parte di gara, però sarà il primo praticamente a fermarsi, visto che comunque una soft non può durare come una media. È interessante notare comunque che anche su questa pista, come nella maggior parte del gioco, la gomma media è la gomma da gara solitamente, quindi è la gomma che ti fa durare quasi metà gara e ti permette di svariare la strategia, in varie opzioni, magari essendo più aggressivo montando poi una soft oppure montando la hard e finire la gara. Però se qualcuno monta una gomma diversa dalla media, significa che comunque vuole fare a prescindere già qualcosa di diverso. Adesso vicino al Teaprinse nei confronti di Dario, 2 decimi a separare la sesta dalla settima posizione. Avevamo detto poco fa proprio che era abbastanza lontano, non si era riuscito più a riproporre dopo quel piccolo errore in ingresso all'ultima curva, invece adesso sembra aver ricucito il gap, ritrovato quel ritmo, ritrovato quella fiducia necessaria per riuscire a scavalcare Dario, che adesso difende con fierezza questa sesta posizione mentre arriva il sorpasso proprio del Teaprinse, che tira l'esterno in fondo a curva 1, riesce poi a tenere a bada Dario, che invece poi si ripropone sul richiamo di curva 2, che rappresentava un vantaggio di traiettoria per il pilota Alfa Romeo, che allora ci mette una pezza e continua a guardare dall'alto il Teaprinse, che dovrà inventarsi qualcos'altro e riproporsi il giro successivo se vuole beffare Dario. E intanto da segnalare l'errore di Mr. X alla Casio Chicane e il ricongiungimento di Marco Gano col trio di testa. Marco Gano ha ripreso il DRS dei primi tre, si trova sotto al secondo il pilota dell'Alfa Romeo, quindi troviamo un quartetto lì davanti che adesso si viene trainato da Rafu Hiddix, alle loro spalle un Zeta Bromauro che rimane un po' nella terra di nessuno, e Dario con il duello con il Teaprinse ha perso tanto nei confronti del pilota Mercedes, e ora si deve vedere alle spalle dal pilota dell'Alpine, che comunque con questa gomma soft sta tenendo molto bene, sta tenendo un ottimo ritmo e sta cercando comunque di portarsi più avanti possibile, consapevole che sarà uno dei primissimi a fermarsi in box. Intanto Rafu Hiddix riesce nuovamente ad attestarsi sopra il secondo nei confronti di Di Legge, che allora non potrà più azionare il DRS per difendersi da Dead, DRS che comunque è diventato meno potente rispetto a quelle che erano le vetture di concezione precedente, in quanto queste nuove monoposto basano la loro aerodinamica, per così dire, la loro principale downforce su quello che è l'effetto suolo, quindi il DRS non offre più così tanta velocità in più come in precedenza. Però ci risiamo, perché Dario è ancora una volta pressato dal Teaprinse, che invece può aprire la mobile, può riproporsi in fondo a curva 1 come il giro precedente. Questa volta si prende l'interno, non difende Dario, che allora concede la spalla più favorevole alla pilota dell'Alpine, che sopravanza questa volta e lo fa con decisione, si porta in sesta casella. Adesso vedremo quello che sarà il suo vero e proprio ritmo, se riuscirà ad accorciare il gap nei confronti di Zeta Promauro e magari regalarci un altro bellissimo sorpasso. Ho avuto la sensazione, caro Matteo, che nel rettilineo nella quale Rafu Hiddix aveva 1 secondo e 2, lui ci abbia usato qualcosina in più rispetto al proprio Erse, perché aveva ricucito il distacco a 9 decimi, segno che comunque oltre alla scia aveva usato qualcosina in più di potenza. Ma Rafu in questo momento lo sta mettendo un po'
diciamo, su alle corde, perché lo mantiene lì su quel secondo che è un po' la spada di Damocle in questo momento da Luigi. Sa che in questo momento Luigi non deve perdere il posteriore di un Rafuidex che ha un ritmo veramente interessante. Rafuidex, che quell'errore che ha effettuato in precedenza aveva permesso che si riaprisse un po' la questione per la prima posizione. Di Legge non si è mai proposto comunque abbastanza vicino, non è mai stato ingaggiato in battaglia in maniera effettiva con Rafuidex, che comunque si è mantenuto freddo, non impeccabile fino a questo momento, però si sta dimostrando il pilota più competitivo in pista. Da tenere d'occhio soprattutto Dedde, che è alle spalle di Legge da parecchi giri, potrebbe approfittare di questa sua permanenza in terza casella per rifornire in maniera completa la sua batteria e trovare il momento preciso per poi affondare il sorpasso, mentre con un miracolo di Legge, forse usando anche un po' di più sull'ERS, riesce a ripiombare al di sotto del secondo e poter usare il DRS, mentre che rischio, attenzione per Dedde in fondo a curva 2, va troppo aggressivo sul cordolo, perde il retrofreno della sua Red Bull e fa sì anche che Marco Ganu riesca a salire a podio in terza posizione senza comunque aver sudato o comunque commesso una fatica. Quindi Marco Ganu può solamente ringraziare Dedde per questo piccolo errore, questa piccola sbavatura che poteva costargli veramente molto caro, perché per pochi gradi non è incappato in un testacoda completo. Quindi Dedde può veramente tirare un sospiro di sollievo e considerarsi un miracolato. Sì, è un errore di Dedde che comunque fa capire come là davanti si sta spingendo forte, che sono comunque abbastanza tirati. Quello che sto vedendo un po' anche dai vari settori, e sto cercando di capire se poi effettivamente è così, sembra che Rafuidex si trova molto bene con il posteriore, perché ha una uscita di curva, una trazione veramente interessante, perché riesce proprio a aprire gas molto prima rispetto a Luigi, ma Luigi si è molto più scarico sul dritto, che usufruendo anche della scia guadagna tantissimo in velocità di punta e quindi praticamente si ritrova a fine rettilineo che va sotto al secondo, anche se in questo caso ha fatto più fatica e non so se abbia preso DRS. Si era avvicinato leggermente, il DRS comunque sembra ancora chiuso sul pin di Legge, ovviamente perché il detection point non l'ha preso, bravo Jakub, è rimasto senza DRS, dunque comunque vediamo come la velocità di punta della vettura di Legge sia nettamente superiore a quella di Rafuidex, che viene privato di un decimo di vantaggio che va invece a favore dell'Alpine di Legge, mentre molto vicini questa volta Mario Dario e Dedde, e Dario viene... anzi si risorpassa il Tia Prince che poco fa lo aveva smarcato, quindi si riscambiano le posizioni, i piloti che occupano adesso la sesta e settima casella. Vedremo se a questo punto Dario, sfruttando magari anche una migliore prestazione offerta dalla gomma media in questa fase, riuscirà a distanziare dietro di sé il Tia Prince, che comunque almeno fino all'S continua a rimanere una presenza costante. Lo avevamo visto faticare nel corso del giro precedente, ma non mai avrei pensato ad un sorpasso così immediato da parte di Dario, che però non sta ancora prendendo il largo. Sì, e da notare dietro anche un'ottima gara di Posluca, che sta girando comunque abbastanza bene con questa gomma rossa, non sta perdendo tantissimo e sta tenendo dietro di sé un gruppetto di quattro piloti formato da Matteo Profilo, Lenz e Giovi e Michele Mai, scusami, con Giovi dietro di loro, che con questa gomma hard non è che sta girando male. Dopo l'errore ha ripreso il suo ritmo sul 34 alto, 34.8, 35.0, che non è un brutto andare con questa gomma bianca. Se poi raffrontiamo invece però a chi sta girando con la media più veloce, ovvero a Rafuidex, si sta girando sul 34 basso, quindi diciamo che la differenza tra bianca e gialla a livello di ritmo è di oltre mezzo secondo. Occhio Red, che adesso è vicinissimo a Marco Ganu. Ganu che aveva sorpassato il pilota Red Bull sfruttando un errore dello stesso. Può aprire il DRS, può prendersi l'interno, non si difende Ganu, che allora si fa scavalcare da Red, che si riappropria della sua terza posizione. I due credo, immagino, collaboreranno per il resto delle tornate. Ganu ha giocato sicuramente di intuizione e furbizia, prevedendo una strategia a lungo termine e lo sfruttamento di quella che è la Red Bull davanti a sé per una migliore gestione gomme, una migliore gestione anche dell'ibrido, mentre nulla cambia. Si è girato già prista. Ecco perché non cambia niente da Dario il Tia Prince, perché il Tia Prince si è girato anche lui in fondo a curva 2, praticamente è un punto fotocopia, tutti i piloti si stanno girando all'interno del T1 a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Peccato che l'errore di Tia Prince sia piuttosto grave, come quello anche di Mike Mai, che finisce lungo in una delle S, quindi concede poi la posizione allo stesso pilota Alpine, che allora riesce almeno in qualche modo a recuperare una di quelle che erano state le posizioni perse, scivola dalla settima alla decima, quindi ci sarà ancora tanto lavoro da parte di Tia Prince. Anche Pierre Joker si è girato in curva 1.
Deve essere veramente un punto maledetto quello lì, ragazzi. Si stanno girando tutti lì, deve esserci qualcosa. Forse qualcuno ha perso un po' d'olio, non me la spiego altrimenti. Perché tutti i piloti stanno facendo le testa coda in quella porzione del tracciato. La maggior parte di testa coda che abbiamo visto è l'apertura di Gas molto presto a un'uscita di curva 2 nel tentativo di guadagnare qualcosa in uscita, però la macchina in quel momento non la sente più e quindi la vettura tende poi dopo a partire via in sovrasterzo e di conseguenza girarti. È un errore dato proprio perché ancora si fa fatica all'interno di questo gioco a capire bene come trazionare in uscita, no, non è facile, bisogna adattarsi e quindi è per questo che stiamo vedendo tantissimi errori di quel tipo, come anche lo stesso Rafu Idex ha sbagliato adesso in curva 1, questa volta però l'ingresso è andato leggermente troppo largo, non ha fatto la traiettoria ottimale. Questo è sintomo comunque che stanno tutti spingendo al limite e in questo momento, essendo che è un gioco nuovo che praticamente tutti stanno adesso cominciando ad andare oltre ai propri limiti, è facile incappare in diversi errori. L'errore ha anche un aggravante, in quanto lui è su gomme soft che già in precedenza iniziavano ad accusare un po' di degrado. Sicuramente questo testa coda avrà aggravato ulteriormente su quelle che sono le condizioni dei pneumatici del pilota Alpine, attualmente relegato in decima posizione in zona di RS, sì, di Matteo Profilo, però è giusto al limite di quello che è il detection point, quindi per lui sarà comunque difficile ultimare il sorpasso. Adesso precipita al di sopra del secondo anche in maniera piuttosto netta, forse anche qui una piccola sbavatura in fase di trazione che fa sì che il pilota in decima posizione accusi altri 3 decimi di ritardo rispetto a Matteo Profilo. Intanto Melissano ottiene una penalità per speeding nella pit lane, quindi ha accelerato oltre i limiti consentiti ed è stato sanzionato dalla direzione gara con 5 secondi, oltre credo ai 3 che già gli appartenevano in precedenza, anzi no, sì, credo qualcosa del genere, credo 6 secondi complessivi su Melissano. Davanti la situazione non cambia, con Rafu Idex che mantiene quel secondino da Luigi, che dopo i primi 2 giri che aveva sofferto ha poi sostanzialmente mantenuto il passo del pilota Aston Martin, facendoci un po' capire comunque quello che avevamo già visto durante le qualifiche. Intanto Tia Prince si ferma ai box, sosta per lui ovviamente con gomma spiattellata, è stato costretto a cambiare le gomme, quindi credo che passa a gomma media. Quindi la gomma sulla carta più da gara, come dicevi tu, non credo gli consenta di arrivare però verso la fine, o forse sì, Jacopo, dimmi tu. Staremo a vedere, la vedo un po' difficile fare 39 giri con quella gomma lì, però considerando il fatto che la gomma media è praticamente una gomma veramente che ti porta a spingere fino a quasi a fine stint, può provarci, comunque sono pre-season, quindi ci sta pure a fare questo tipo di prove. Intanto periodo nero per Poz Luca, che ha perso la posizione danni di Leutz sul rettilineo principale e poi su Matteo Profilo, sfruttando un errore proprio del ferrarista alla Degner 2, dato in ghiaia, non si è girato fortunatamente, ma questo dimostra quanto sia sulle uova con le sue gomme soft che ormai accusano 13 giri a loro carico, quindi iniziano a dare segni evidenti di cedimento. Credo che ormai la sosta prevista per coloro che erano partiti su gomma rossa sia praticamente imminente. Il primo si è già fermato ed è stato il Tia Prince, però ricordiamo soprattutto per via di quel testa coda dovuto effettuare la sosta, mentre Poz Luca e lo stesso Melissano, che però sono nuovissime quindi non dovrà fermarsi almeno per un altro bel po' di giri, dicevamo Poz Luca non ha commesso errori di questo genere, almeno non li abbiamo visti, e infatti si ferma adesso, complice proprio il fatto di questo estremo degrado delle gomme soft che hanno costretto il pilota Ferrari a fermarsi per evitare di pregiudicare poi in maniera definitiva quella che sarebbe stata la sua gara al termine dei 53 giri previsti per questo Gran Premio. Sì, comunque avevamo più o meno beccato la finestra della gomma rossa, era del decimo al quindicesimo giro più o meno il pit, e diciamo che più o meno questa è stata la finestra corretta. È interessante perché anche lui ha montato gomma media, quindi credo fermamente che possa arrivare fino in fondo, perché altrimenti avrebbero montato una bianca, quindi sarà molto interessante capire l'andamento anche di questa media a fine stint per quanto riguarda sia il Tia Prince che Poz Luca. Ancora Lopeschi. Sì.
stesso punto di prima, stesso terzo settore, proprio ingresso alla pit lane, ha benedetto il suo punto Lopensky, anche in qualifica sempre lì. Deve esserci qualcosa che di certo non fa sì che il pilota Aston Martin si senta a suo agio. Metti attenzione, abbiamo il primo ritirato della gara con il Tia Prince. Yeah. Si trova all'interno del settore che congiunge l'airpin, anzi no, la Degner. Alla Degner, Posluca e il Tia Prince. Il Tia Prince che comunque aveva fatto un ottimo primo stint a parte quel testacoda, adesso è ritirato. Non so se venga chiamata in causa la safety car in questo caso. Vedo solamente Benigno Giallo. No, non c'è la safety car. Ah, giusto. Pardon, errore mio. Quindi rimangono solamente bandiere gialle, mentre abbiamo un bel duello tra Leuz e Matteo Profilo. Leuz che ci aveva provato il giro precedente nei confronti di Matteo Profilo, non aveva trovato lo spazio necessario, quindi era stato costretto a rimanere ad inseguire la posizione. Adesso pare essere troppo lontano per poter azzardare un sorpasso in fondo a curva 1, infatti rimane alle spalle dell'ass che lo precede. Forse la tornata successiva potrà regalarci un finale diverso, ma comunque continua a mantenere un certo cuscinetto lo stesso Matteo Profilo, ultimate le prime curve di questo nuovo giro. No, credo che comunque il ritiro di Tia Prince sia dovuto al contatto con la Ferrari di Posluca, perché l'ho visto anche Posluca girato nello stesso punto, i due erano usciti praticamente appaiati dal rettilineo dei box, considerando il fatto che comunque per mettere in temperatura la gomma, visto che è a 70 gradi il primo settore, non lo fai veramente a fuoco, potrebbe esserci stato un contatto tra i due, e a rimetterci è stato di nuovo il Tia, che come nella prima gara si è dovuto ritirare anche questa. Attenzione, scusatemi, errore di Matteo Profilo all'uscita del tornantino, Leuz ne ha approfittato. Ha scodato tantissimo il pilota dell'Assa, ha rischiato anche di andare a muro. Questa volta quindi Leuz ce la fa, senza comunque poter vantare una sua prudenza, un suo sorpasso. Luca. Si ritira. Si ritira. Sì, aveva un danno all'ala posteriore, non riparabile box, e un danno in quella zona della vettura lo paghi caro, non è, diventa inguidabile. Testimone anche Mike Mai, che settimana scorsa in Spagna ha dovuto fare... Luigi ha sbagliato, ha perso tantissimo nei confronti di Raffo Idex, e questo potrebbe essere un gap veramente difficile adesso da colmare per il pilota Alpine, visto che i due stavano girando veramente uguali. Stavo cercando di capire un po' l'andamento, e in questo momento Luigi ha commesso un errore che potrebbe essere difficilmente recuperabile in questo stint nei confronti del pilota Aston Martin. Intanto ringraziamo dalla chat Pasculz, che rinnova anche l'abbonamento per il secondo mese consecutivo. Grazie per il supporto e grazie anche per seguire insieme a noi queste gare della pre-season, che poi saranno ancora più agguerrite una volta iniziati i campionati. I primi tre comunque sono separati da un buon distacco, abbiamo 2 secondi praticamente a spartire la prima dalla seconda, la seconda dalla terza, praticamente omogenei i gap tra i piloti che costituiscono la top 3, mentre Marco Gano continua a permanere all'interno del DRS di Dedde, una volta che proprio il pilota Alfa Romeo aveva lasciato sfidare Dedde in precedenza, scambiandosi nuovamente posizione in quei giri che sono stati piuttosto concitati. Quindi sembra proprio che Gano voglia fare una gara più strategica, non voglia esprimere tutto il suo passo in questa fase, non voglia rimanere a tutti i costi davanti alla Red Bull di Dedde, ma magari riuscire a effettuare una migliore gestione, forse anche per risparmiare una sosta e quindi togliersi da situazioni più scomode. Non lo so, Jacopo, tu come la vedi? Quello che vedo è, stavo cercando un po' di analizzare un po' i passi, poi non so se Simone riesce a mostrare i passi gara dei vari piloti, sì. Ma tra l'altro vi consiglio anche di andare a vedere il tracker sul nostro sito Comunità nel Team per vedere i passi dei vari piloti e capire un po' l'andamento di questo stint di gara dei nostri piloti che stanno girando qua a Suzuka. Più o meno il ritmo sembra quasi simile, nel senso che Raffo Idex è quello più costante sul 34 basso, 34.2, 34.1, sta viaggiando sempre lì il pilota dell'Aston Martin, e la costanza di rendimento sta pagando tantissimo in questi primi 18 giri. Luigi, finché teneva il DRS, era sul suo stesso ritmo, adesso vedremo un po', pista praticamente libera, con 2 secondi di ritardo, che ritmo saprà fare. Dietro Dedde, anche lui ha degli sprazzi in 34 basso, ma gira più o meno in 34.2 e 34.5. La stessa cosa fa Marco Gano, che credo non abbia un qualcosa in più rispetto a Dedde, e sta andando nel passo di Dedde, quindi sostanzialmente è questa... il perché secondo me Marco sta dietro a Dedde, perché girano talmente uguali che è il loro ritmo. Zeta Pro Mauro, che è quello che è stato meno citato, Matteo, sta girando comunque molto bene, sta girando col passo dei primi,
e si è preso questi 2,5 secondi, che però non li ha più mollati praticamente dal quinto giro in poi. Quindi occhio, perché anche il pilota Mercedes non sta girando male, e questi primi 5 possono essere molto interessanti se dobbiamo pensare già alla futura categoria Master, perché comunque stanno imprimendo un ritmo veramente forte. Intanto abbiamo Matteo Profilo su Lewis, che dopo l'errore all'airpin si è riproposto il pilota Haas nel retroteno dell'Alfa Tauri che lo precede. Va molto difensivo qui Lewis in ingresso alla Casio, sotterrà ovviamente un incrocio di traiettoria. Matteo Profilo che guadagna infatti in trazione, poi mettendosi sul rettilineo principale. Ovviamente adesso il DRS e Pillers agevoleranno il compito del pilota Haas, che allora si affianca e credo superi anche in definitiva Lewis prima di arrivare in fondo a curvone. Infatti si imposta quella che è la traiettoria ideale di gara, senza comunque dover pagare decimi e offrire possibilità di rivalsa proprio allo stesso pilota Alfa Tauri, che scivola in ottava posizione. Jakub, sarà anche molto interessante il momento dei pit stop, in quanto tutti i piloti praticamente hanno uniformato la loro strategia alla partenza, quindi undercut barra overcut diventeranno vitali per l'economia della gara, quanto poi i piloti sono separati non da troppo tempo, non da degli stacchi così abissali, quindi una scelta sbagliata anche di un solo giro potrebbe compromettere quello che è il risultato finale di alcuni dei piloti impegnati qui quest'oggi, praticamente tutta la griglia. E Giovi, tra l'altro, che lui è partito con Arthur, come dicevamo, forse sarà costretto anche ad anticipare la sua sosta in virtù di quel testacoda accaduto nei giri precedenti. No, Giovi non penso che anticiperà la sosta, perché comunque la gomma hard ti permette di andare veramente lungo. È interessante capire chi potrebbe montare l'hard per primo, invece comunque ricordare che è difficile mandare in temperatura l'hard, visto che parti con 70 gradi e le prime curve ce l'hai subito in successione a gomma fredda, quindi addirittura rischi quasi più un overcut che un undercut nel giro di uscita. Quello che stavo vedendo intanto, senza promuovere i box, e potrebbe essere lui il primo a farci riscontrare praticamente l'undercut, visto che monta gomma bianca. E stavo notando che il Raffo Irex ha fatto un errore all'uscita del tornante, la stava praticamente quasi mettendo a muro, ho visto uno scarto della vettura verso il muro, l'ha ripreso però ha perso quello che aveva guadagnato. Luigi 2-3 giri ha perso un po' di ritmo, dietro Dead sta girando forte perché stava girando in 34 basso, nell'ultimo giro per la verità il pilota Red Bull ha girato in 34.0, quindi quasi sfiorando il muro del 33, ha risposto Luigi con il 34.0, i primi praticamente hanno un ritmo proprio simile e basta un attimo per perdere o guadagnare tanto attraverso un errore. Si sono rimessi a spingere, infatti tutti hanno fatto segnare praticamente tutti i migliori parziali della gara, segno forse che la sosta si sta avvicinando, anche perché Z Pro Moro è rientrato e potrebbe costituire una minaccia, ovviamente non per i primi, non per Di Legge ed Edde, quanto sì magari per Ganu e Dario, anche se comunque lo stesso Z Pro Moro era davanti a Dario, quindi sarebbe un undercut difensivo più che offensivo. Comunque adesso stiamo per arrivare nell'ingresso della corsia delle pit lane e vedremo quelle che saranno le scelte dei primi quattro piloti, con un Ganu che si è fatto molto più pressante alle spalle dello stesso Dead, che fino a questo tempo è riuscito a condurre, a portare dietro di sé il pilota della Alfa Romeo, che forse ha capito che è il momento di spingere, è il momento di effettuare il sorpasso, ma qua mi pare veramente troppo lontano per poter impensierire un minimo quello che è la permanenza in terza posizione di Dead, che allora non si difende nemmeno in ingresso di curva 1 e percorre la normale traiettoria di gara. Decidono tutti di continuare alla Casio. Vai pure. No, è entrata aggressiva di Giovi alla Casio, che nell'ultimo Matteo giro box. Aveva girato in 34.2 e Matteo Profilo ai box probabilmente monteranno gomma hard. Interessante adesso capire cosa fa Z Pro Mauro, che si è messo a scaldare bene la gomma hard, e capire che tempi può fare il pilota Mercedes, perché sicuramente molti si staranno basando su di lui per poi dopo cercare di rientrargli quantomeno davanti, perché se la gomma bianca reagisce bene in questi primissimi giri potrebbe dare uno strappo veramente interessante, visto che lui era solamente a 2,5 secondi rispetto a Marco Gano. Z Pro Mauro che è rientrato tra l'altro con pista libera, quindi non ha avuto il traffico di nessun pilota. Se Raffo Idex si dovesse fermare in questo istante rientrerebbe in quinta posizione, davanti a Lewis,
con relativo spazio rispetto a Dario, quindi sarebbe il momento giusto anche per effettuare una sosta per Rafu Ilex, che avrebbe una finestra per coprire la posizione e non incappare in quelle che potrebbero essere vetture più lente, che dunque potrebbero pregiudicare un eventuale undercut o un'eventuale prestazione del pilota Aston Martin, che ha condotto ogni singolo giro, ogni 21esimo giro di questa gara fino a questo momento. Mentre nulla cambia invece tra Marco Gano ed Ed, che continuano a marcarsi stretto, continuano tutti e quattro a proseguire, dunque si imbolano per l'inizio del 22esimo giro dei 53 previsti, tutti ancora sulle stesse gomme che hanno tenuto il via da questa gara. Trappo di Rafu Ilex, che ha girato il 34.0 contro il 34.5 di Luigi e il 34.7 di Dead, quindi strappo di Rafu Ilex che continua comunque a martellare su quel 34 basso, che significa girare veramente forte. Z Pro Mauro invece si trova dietro a Mr. X, importante per lui passarlo in questo momento. Ha ripreso in men che non si dica i piloti che lo precedevano. Abbiamo visto che all'inizio del giro precedente erano piuttosto lontani, mentre è riuscito a riacciuffarli in un amen. Quindi adesso, mamma mia, porta a casa anche un sorpasso piuttosto rischioso. Non era completamente affiancato quella che era la vettura di Mr. X Z Pro Mauro, che però ci ha creduto e ha sfruttato quello che era il grip offerto da queste gomme hard ancora non perfettamente in temperatura, quindi ha avuto anche grande fiducia sui suoi pneumatici. Alla fine ha avuto la meglio di Mr. X, ha avuto ragione anche sulla sua monoposto, è salito nel settima casella, vitale per lui era effettuare questo sorpasso nel minor tempo possibile, l'ha fatto e adesso può ancora considerarsi in lotta, può ancora contare sulla completa efficienza di quella che è stata la sua scelta strategica, mentre il davanti dovranno iniziare a considerare l'idea di fermarsi, credo. Ma mica tanto, perché onestamente il giro di Z Pro Mauro non è stato granché. 34.4 con gomma hard nuova contro il 34.0 di Rafu Ilex con gomma media usata, quindi la gomma media si sta comportando bene. Infatti il pilota della Aston Martin continua, anche perché sta girando veramente forte, ancora 34.0 per lui. Rientra invece Luigi Di Legge, che stava un po' soffrendo con questa mescola, stava perdendo ancora nei confronti del pilota Aston Martin, quindi decide di cambiare strategia. Occhio a vedere dove esce il pilota dell'Alpine. Settimana scorsa Dede aveva provato un undercut proprio nei confronti di Raffo montando la gomma hard. Raffo rientrato il giro successivo montando anche lui la hard, però aveva guadagnato comunque 2-3 secondi, quindi un distacco enorme che gli era valso poi quello che era il pesante gap di 10 secondi sulla ventina scacchi. Mentre Giovi, giro veloce della gara con questa gomma bianca vecchia di 22 giri, il pilota Ferrari in sesta casella, lui che ha avuto un piccolo spin iniziale, comunque si mantiene su dei tempi estremamente competitivi, rientra anche nella zona di RS ovviamente di Di Legge che gli è uscito davanti dalla pit lane, che avrà dei momenti anche abbastanza travagliati di qui alla fine di questo giro e anche il prossimo, proprio in virtù dello stato ancora precario delle sue gomme. 33.8 per Z Pro Mauro, che piano piano sta scalando questa gomma. Dario che prende intanto 3 secondi di penalità. Una gomma bianca che si sta comportando adesso bene nel lungo periodo, perché Giove ha fatto veramente un ottimo giro sul 33. Adesso è alle spalle di Luigi Di Legge, che però ha gomma hard nuova, deve cercare di scaldarla il più possibile, anche perché saranno fondamentali questi giri se vuole ricucire dal pilota Aston Martin, che però potrebbe subito rispondere rientrando immediatamente ai box. Quindi vediamo cosa potrebbe fare il Rafu Ilex. Dentro Raffo, dentro anche forse Dead, che deve ancora imboccare la pit lane, infatti copre anche lui e simula la strategia di Marco. E andiamo adesso su Gano, che continua. Gano continua, dunque diventa leader virtuale di questa seconda pre-season del Formula Italian Team con la gara del GP del Giappone qui a Suzuka. Rientra anche Dario e andiamo allora su Di Legge, che si trova adesso alla Casio Chicane, la imposta e la ultima in questa fase. Va sul piede con l'acceleratore e spalanca quella che è la farfalla della sua Alpina. Si è girato Giovi, è rotto! Ritiro per Giovi su queste gomme hard, lui che stava confezionando comunque una gara degna di nota. Qui cambia tutto con Dede, con Di Legge che riesce in terza posizione, ovviamente dietro Rafu Ilex, con il vantaggio però che Rafu Ilex dovrà portare in temperatura questa gomma, ma come stavi dicendo tu, ha perso. Sì, ha perso perché deve portare a temperatura la gomma, e la strategia di Marco potrebbe essere veramente quella che ti fa capire se è meglio l'undercut o l'overcut, perché in questo giro sta sfruttando tutto il potenziale della sua Alfa Romeo per cercare di fare un giro eccezionale e passare davanti ad Ed, che sta soffrendo tantissimo adesso nel portare a temperatura la gomma, perché era uscito praticamente a 7 decimi da Luigi e invece adesso dopo il primo settore è 1,5 secondi, quindi portare a temperatura questa gomma bianca è difficile, e Marco Gano sta cercando l'overcut per passare davanti al pilota della Red Bull, quindi occhio al pilota Alfa Romeo.
saranno da tenere d'occhio soprattutto i tempi sul giro, considerando che per effettuare la sosta credo ballino i soliti 19-22 secondi. Jacob, correggimi se sbaglio, quindi se facciamo anche un rapido calcolo adesso tra Marco Gano e Dede ci sono 23 secondi, overcut che però viene realizzato, non esteso. Si prende troppi rischi in entrata Marco Gano, che allora viene sanzionato con 5 secondi di penalità che gli verranno addizionati, credo, al termine della gara e non nel momento del pit-stop. Il momento del pit-stop che allora giunto si rivela essere standard per lui, non rimane fermo per 5 secondi. Guarda che probabilmente ce l'avrebbe fatta, Ce l'avrebbe fatta star davanti a Dede. E forse stava quasi davanti anche a Luigi. Mamma mia che giro che aveva tirato Marco Gano, peccato per i 5 secondi. Ma un overcut che questo fa capire che potrebbe essere uno dei tanti momenti interessanti che potremmo vedere anche nella stagione in corso. Una gomma hard che fa fatica ad accendersi subito e il rischio di subire l'overcut dal pilota che ti segue è molto elevato, e in questo caso è andato a favore di Marco Gano, che ora però deve accendere lui questa gomma e sarà subito attaccato nei confronti di Dede. Perché Dede adesso è praticamente a centimetri dal posteriore dell'Alfa Romeo, che deve ancora trovare il modo di riuscire a mettere in temperatura queste gomme hard. Riesce a metterci una pezza in questo istante. Comunque respira l'Alfa Romeo di Marco Gano, che però non può considerarsi fuori pericolo. Qui sotto sterzo forse ha sbagliato anche il punto di frenata Marco Gano in ingresso all'Airpin. Ha proposto nuovamente un'opportunità nei confronti di Dede, che però non è riuscito a sfruttarla pieno, anche perché non c'era lo spazio necessario. Arriveranno a spun, ma qui molto molto difficile passare. Se Dede vuole cogliere l'opportunità deve ultimare il sorpasso in fondo a curva 1, e deve essere una manovra secca, decisa e soprattutto efficace, perché non credo avrà altre chance. Marco Gano si è dimostrato estremamente competitivo e anche molto sagace nella sua decisione strategica della gara, quindi sarà veramente un osso duro da sorpassare. Intanto vengono sventolate le bandiere gialle nel T2, scopriremo poi anche quello che è stato il pilota coinvolto, credo Zeta Promauro, che si è girato l'uscita da spun. Però vogliamo su Gano e soprattutto nella lotta sul podio con il pilota Alfa Romeo, che detiene ancora la terza posizione, con Dede che sicuramente vuole riprendersela dopo averla ottenuta per tutti i 23 giri fino alla sosta. Adesso apre il DRS e si avvicina dando fondo a tutta l'energia posseduta nella sua batteria ibrida. Non si difende nemmeno Marco Gano, proprio come aveva fatto in precedenza, e allora Dede riesce a riappropriarsi dell'ultimo gradino del podio, si rimette a rallentare il passo, e adesso assisteremo di nuovo ad una battaglia tra loro due. Sì, ritorna un po' tutto come era antecedente alla sosta, però diciamo che abbiamo avuto la dimostrazione che qua, rispetto agli altri giochi, ci si può inventare qualcosa anche fermandosi il giro dopo rispetto al tuo avversario. Quindi diciamo che il fatto che le gomme sono portate a 70 gradi, che quindi devi scaldarle durante la prima parte del giro, si è ritirato lo pesco, che devi portarli davanti nell'arco del giro, che quindi devi scaldare e devi perderci un po' di tempo, fa sì che comunque dai una chance a chi sta dietro, che magari va al tuo stesso ritmo, di provare a scavalcarti durante la corsa dei box. Quindi diciamo che interessante questa cosa, in ottica ovviamente futura, nelle varie letture dei Gran Premi che potrebbero esserci. Anche perché, correggimi se sbaglio, l'anno scorso un overcut 8 su 10 era inefficace, comunque consegnava la posizione al pilota che aveva invece anticipato la sosta, mentre qui acquisisce un significato nettamente diverso e molto più entusiasmante. Comunque ristabilisce un po' le carte a regola. Non è detto che però l'undercut diventi innocuo e anzi sconveniente, perché ovviamente vanno sempre considerate quelle che sono le gomme in dotazione e le gomme poi che verranno montate al pit, quindi non è mai un discorso assoluto, però ecco che abbiamo più scenari da considerare in una gara, ecco, che non fosse il singolo undercut che andava a risolvere magari eventuali problemi. Sì, poi dipende pure da come il pilota riesce a scendere le gomme, cioè e sei rapido a scaldarle, che riesci subito a farle entrare nella finestra, ovviamente in quel caso l'undercut funziona alla grande. Ma se invece la gomma fa fatica ad accendersi, sai che quel giro lo devi pagare. È anche ovvio che comunque poi dopo chi ti fa overcut subirà la stessa cosa, quindi poi magari non cambia nulla e ripassi il tuo avversario perché ha gomma più fredda. Però è una variabile che dopo ti può comunque condizionare o cambiare completamente lo scenario, anche perché se magari rientri in un gruppetto nella quale i piloti sono più lenti e tu fai fatica perché dovresti scaldare la gomma, e poi dopo ti ritrovi il pilota più lento davanti e non riesci a passarli, e lì dopo la valenza diventa doppia a quel punto. Quindi questa cosa comunque ti fa aprire un po' la strategia
ti fa aprire dei scenari che non eri più abituato ad avere, ma al contempo comunque avendo solamente una gomma nuova per diciamo durezza, implica il fatto che tutti i piloti più o meno devono seguire la stessa strategia. Lo stiamo vedendo qua in Giappone ad esempio, che tutti sono andati più o meno sulla stessa strategia in una gara molto molto lineare, ecco, non ti aspetti un qualcosa di diverso come potevi fare magari nelle scorsi campionati. Testa coda per la McLaren superstite di Dr. Long, che milita in 13ª posizione. Adesso non abbiamo molto a cui pensare, in quanto tutti i piloti rimasti, tutti i 13 piloti ancora coinvolti all'interno del tracciato giapponese, viaggiano su gomma hard, quindi si è definitivamente uniformata la strategia di coloro che stanno disputando il Gran Premio, mentre bisogna fare un encomio a Zeta Pro Mauro, almeno fino a pochi giri fa. Infatti era l'unico pilota a non aver ancora accumulato warning, poi proprio giusto credo la tornata precedente Zeta Pro Mauro è stato vittima anche lui di questa sanzione da parte della direzione gara e ha accumulato il suo primo avviso. Quindi comunque una gara piuttosto pulita da parte del pilota Williams, che partiva indietro credo al limite della top 10, adesso comunque saldamente in quinta posizione, anche se è incalzato da Dario ormai alle sue spalle da parecchi giri, sempre nella zona di RS, ma mai graffiante, mai decisivo. Invece di passi gara, che è, diciamo è la questione principale delle varie pre-season, delle gare di pre-season che si stanno facendo, e quando abbiamo montato questa gomma hard la differenza si è ampliata tra Raffo Williams e il suo inseguitore. Un Raffo che sta girando veramente forte, sta girando sul passo del 33 medio per il pilota Aston Martin, che sta accumulando decimi e decimi di vantaggio sui suoi inseguitori. Ultimo giro per lui adesso in 33.2, che comunque dimostra ancora molto bene la sua velocità, 33.5 per Luigi Di Legge, 33.2 per Marco Gano, che con la scia di Dedde sta cercando di andare a riprendere il pilota Alpine, che dei quattro sembra essere quello leggermente più in difficoltà, al netto comunque di vedere come sono messe anche con le batterie, le ricariche e tutto il resto. Un Raffo Williams che comunque lì davanti sembra essere in completa gestione, 3,5 secondi, continua a guadagnare rispetto di Legge, quindi di certo non ha nessun pericolo da temere in questa fase, se non magari qualche errore commesso da se stesso, in quanto già in precedenza durante questo Gran Premio ci ha fatto preoccupare circa quelle che fossero le condizioni della sua monoposto e lo stile di guida, che sembrava a volte lo tenesse un po' sulle uova, scodava con anche qualche piccolo accorgimento da attuare al suo stile in questa fase, perché ha rischiato più volte di mettere la vettura nel muro, come avevi proprio detto tu, Jakub. Quindi sembra che il nemico numero uno di Raffo in questa fase sia proprio lo stesso Raffaello Morga, considerando che le safety car non sono contemplate all'interno della pre-season. Intanto colgo anche l'occasione per scusarmi dello starnuto che avete sentito poco fa in live, ho cercato di mutarmi in tempo ma non ce l'ho fatta e purtroppo è venuto fuori. Andiamo invece ad analizzare quello che potrebbe essere la strategia di Marco Gano. Credo che il pilota Alfa Romeo ormai stia facendo rifornimento sul suo ERS per poi cercare di sorpassare Dedde, anche se, come dicevi tu, il fatto è che stanno andando a riprendere di Legge, che lì davanti non ha più il ritmo di prima su queste gomme hard. Sulle medie forse viaggiava leggermente più veloce, ancora una volta migliora la prestazione in gara di Marco Gano, va a migliorare ulteriormente quello che era già il record appartenente proprio al pilota Alfa Romeo, quindi dimostra di avere una superiorità di passo rispetto a Di Legge lì davanti, ovviamente sempre parliamo del binomio Gano-Dedde, che sta facendo sì che i piloti che militano in terza e quarta posizione stiano riacciuffando gradualmente in maniera costante e lenta la seconda posizione. Quindi potremmo vedere addirittura una battaglia tra Jakub. Dipende tutto da come si abituano un po' anche a rimanere su quel passo, perché ad esempio questo giro tutti e quattro hanno girato su 33.2, cioè il più lento è stato Luigi che ha girato in 33.3 bassissimo, e il più veloce è stato Marco Gano girando in 33.2, ma come lo stesso Dede, come lo stesso Raffo. È particolare e difficile, perché comunque è una gomma, la bianca, che ti permette di scendere giro dopo giro, quindi magari adesso Luigi si trova un filo più in difficoltà, a macchina più scarica invece si troverà molto meglio, o viceversa si troverà ancora peggio. Bisogna capire veramente nel corso dei chilometri come la macchina verrà sistemata, ma più o meno l'idea che ci stiamo facendo, che credo che anche quelli da casa si stanno facendo, credo che comunque abbiamo un bel quartetto interessante per quanto riguarda
la Master, perché stanno veramente girando con dei tempi veramente forti. Rafoidex adesso fa un 33-0 che dimostra comunque che ne ha qualcosa in più rispetto ai suoi avversari, almeno nella giornata di oggi. Intanto dalla chat, scusatemi, Giovi ci scrive: nel primo test a coda mi sono sentito leggermente toccato il posteriore, e nel secondo evitiamo di concludere la frase. E poi ringraziamo anche Lisa Spongi per il follow. Diciamo che ha fatto mea culpa Giovi per il secondo test a coda. Riassumiamo così quello che era il messaggio espresso, esatto, da Giovi, che comunque nel suo ci ha fatto vedere anche un ottimo passo e una gara che poteva essere promettente, con quella gomma bianca all'inizio. Poi avrebbe montato la media, che ha una differenza abissale proprio rispetto alla gomma spalla bianca, quindi sarebbe stato un secondo stint tutto da gustare per Giovi. Purtroppo però non è più con noi, ma di certo ci saranno altre occasioni per assistere a quelle che saranno le prodezze del pilota oggi figurante come pilota Ferrari, come pilota per la rossa di Maranello. Intanto Marco Gano si era avvicinato pericolosamente in fondo a curva 1 all'interno di questa 31esima giornata, però non a sufficienza per affondare il colpo su Dede, ma mai appurato che lo stesso pilota Alfa Romeo non voglia affondare a tutti i costi il colpo, anzi voglia desistere, forse voglia comunque tergiversare su quello che potrebbe essere un sorpasso di confronti di Dede, anche perché hanno una missione ben più grande da andare a portare a termine, che è quello del riallacciare lo stesso Di Leggio di davanti, che in seconda posizione sta tenendo comunque un po' di cuscinetto, sta riuscendo a giocare con gli stessi tempi che esprimono le sue spalle e si migliorano in successione. Praticamente Gano scende sotto il 33 adesso, 32-9, grande prestazione di Marco Gano, che ancora una volta però non riesce ad avvicinarsi a sufficienza a quella che è la Red Bull di Dede. Può solamente ammirare quello che è l'alettone posteriore della vettura costruita a Milton Keynes, ma deve limitarsi solamente a questo, almeno per il momento. Ha chiuso il DRS Marco Gano sul rettino, l'abbiamo visto che non ha voluto affondare il colpo su Dede. Dato testa coda per l'altra Red Bull coinvolta in pista, per Joker, che viene allora relegato in ultima posizione, mentre Dierlong è promosso adesso in dodicesima. Due piloti che hanno effettuato da poco tempo il pit stop, quindi possono considerarsi praticamente come completate le proprie strategie di gara. Chi non può considerarle come completate, credo sia proprio il campione dell'anno precedente della Premier League. Ci riferiamo ovviamente a Fabio Ferra, militante in undicesima casella, con ormai 25 giri a carico di queste gomme bianche, che quindi tra qualche tornata andranno necessariamente sostituite. Credo che abbia fatto una strategia a due soste, quindi a tre stint, Ferra. Sì, diciamo che Ferra ha fatto più... No, la strategia è normale, perché è andato su media e poi su hard, quindi è una strategia classica. Mentre ero un po' distratto perché stavo un po' leggendo un po' di passi gara, giusto per capire un po' anche l'andamento dei piloti, oltre ovviamente di stacchi. Da sottolineare, oltre vabbè i primi quattro che stanno girando praticamente sempre sugli stessi tempi, con diciamo Rafoidex quello più costante, ma poi gli altri comunque non lontanissimi, da segnalare la prestazione di Z Pro Mauro, che lo sto vedendo negli ultimi giri girare comunque molto bene. Ha fatto degli ottimi 33 bassi, 33-2, 33-3, adesso ha girato in 33-6 con una gomma comunque molto più usata rispetto alla concorrenza, e anche Dario dietro sta girando molto bene su 33 medio, 33 basso, quindi anche loro comunque non stanno girando male. Ovviamente pende per loro il fatto che hanno perso tanto tempo nella prima parte di gara, e per Z Pro Mauro invece l'errore che ha fatto all'uscita della spun curve. Però anche loro è un ritmo veramente interessante, segno che comunque i piloti sono molto vicini tra di loro, il ritmo è molto simile tra di loro. La differenza in questo momento la fa la costanza, e quella di Rafoidex è quella che sta premiando in maniera nettamente superiore rispetto alla concorrenza, perché sta girando veramente in fotocopia giro dopo giro, e si vede che il pilota dell'Aston Martin, oggi vestito in casacca di verde, si sta trovando molto bene con il gioco, perché sta ribadendo comunque l'ottima, ottima prestazione che aveva fatto anche in Spagna. Sarà un piacere poi ritrovarlo in quello che sarà il suo campionato di appartenenza, anche se, visti i risultati ottenuti in gara, credo sarà la Master. Però non voglio intromettere, non voglio influenzare quello che sarà il giudizio di coloro che andranno ad effettuare la selezione dei vari piloti. A fare l'ago della bilancia in questo caso ci pensano anche 5 secondi accumulati da Marco Gano all'interno della pit lane, no, che rilegge 32.7, migliora il giro veloce di Marco Gano di oltre 2 decimi, quindi anche lui si rimette a spingere, si rimette a distanziare un po' le vetture che lo seguono. Infatti Dede ha perso quasi 1 secondo e 3 nelle ultime due tornate, segno che legge
vuole ribadire quella che è la sua supremazia, quella che è la sua voglia di andare a prendersi questo secondo gradino del podio, mentre i piloti che lo seguono non riescono a reggere, almeno per il momento, questa sorta di passo gara, e credo che nemmeno Marco Gano ne abbia troppo per riuscire a passare lo stesso Dead, soprattutto non ne ha per andare poi a guadagnare quei 5 secondi che gli garantirebbero di rimanere comunque davanti al pilota Red Bull. Tra l'altro adesso ha rischiato grosso Marco Gano, perché in uscita dal primo settore ha avuto un momento di sovrasterzo critico, praticamente la sua Alfa Romeo ha scodato in maniera piuttosto pericolosa, fortunatamente è riuscita a controllare in tempo quella che era la tendenza della sua monoposto e si è rimesso all'inseguimento del pilota che lo precede, ma attimi molto concitati per Marco Gano. Sì, come ti dicevo prima Matteo, con il fatto che la gomma è molto buona e ti permette comunque di migliorarti giro dopo giro, la differenza lo fa il carico di benzina che ovviamente scende, e quindi il comportamento della vettura comunque cambia in base ovviamente al peso che diminuisce, e ovviamente questo influisce anche sullo stile di guida. Magari qualcuno adesso si trova meglio con il carburante più scarico, qualcuno peggio. Dead nella prima fase stava andando molto forte, adesso sta pagando dazio questa fase di gara e sta perdendo a livello di ritmo, perché comunque davanti gira in 32.9, lui gira adesso 33.1, che non è male, ma sta cominciando ad alternare il ritmo. Prima girava costantemente 33 basso, adesso qualche volta fa 33 medio, poi ritorna 33 basso, poi di nuovo 33 medio. Non ha più quella costanza di prima, e questa comunque alla lunga va a pagare in termini di distacco, perché il distacco rispetto a Luigi era di un secondo e mezzo qualche giro fa, adesso è arrivato oltre 3 secondi. Sembra essersi un po' invertita la tendenza. Se in precedenza erano Dead e Marco Gano che guadagnavano su di legge, adesso sembra proprio essere il pilota Alpine ad aver ripristinato quella che sono le condizioni di gara e a iniziare ad ampliare il gap in suo favore rispetto alla terza posizione. Tra l'altro mi sento anche un po' in colpa, perché settimana scorsa avevo elogiato Dario in quanto non aveva accumulato un warning, o era uno dei pochi piloti a non aver ricevuto una penalità dalla direzione gara. Quest'oggi invece ha comunque ottenuto più richiami valevoli per questi 3 secondi che gli verranno addebitati una volta attraversata la bandiera a scacchi. Dario, che più volte l'anno scorso è nato vicino, molto vicino a una vittoria, e lo ricorderemo sicuramente sotto il diluvio di Jeddah, l'abbiamo menzionato anche settimana scorsa, oggi invece milita in sesta posizione, autore di una prestazione solida. Lui e Zeta Pro Mauro stanno girando veramente bene, stanno esprimendo il proprio passo, e questo li sta ovviamente primando e ricompensando, mentre ancora una volta vengono sventolate le bandiere gialle all'interno del T1 che ormai è diventato la porzione maledetta dei vari piloti. Questa volta a farne le spese è proprio Mike Mai, rientrato in decima posizione con la sua Mercedes W13, fortunatamente ancora illesa, ancora completamente efficiente, dunque non ci sono danni accumulati sulla vettura di Mike Mai. Battaglia intanto per la settima posizione con Lewis e Matteo Profilo, che si stanno giocando la posizione, i due che hanno abbassato notevolmente il proprio ritmo, stavano girando sul 34, invece nell'ultimo giro hanno girato in 33, segno comunque che stanno spingendo anche loro e non si stanno comportando per niente male in questa batteria della pre-season. Ed eccolo là, infatti Lewis si gira all'uscita dell'ultima curva, proprio appena elogiato, purtroppo errore per lui. Correggimi se sbaglio, Jacopo, perché io mi ricordo che nella versione precedente di Formula 1, credo fosse di sicuro il 2019, forse anche il 2020, era presente un bump, un dosso, nella porzione che delimita l'interno della pit lane. Infatti i piloti dovevano stare attenti quando vi transitavano, perché la macchina ne risentiva in maniera anche piuttosto evidente di questa asperità del terreno. Non so se l'abbiano reintrodotta all'interno di Formula 1 2022. Se così fosse sarebbe anche abbastanza grave, perché sappiamo quanto queste macchine siano suscettibili a quelle che sono le differenze di altezza, ovviamente in virtù dell'effetto suolo che non può essere sfruttato a pieno quando vi è un'altezza del fondo molto elevata. No, non c'è quel dosso come c'erano negli anni scorsi, hanno ritenuto ovviamente giusto non metterlo, ovviamente anche perché non esiste nella realtà. E quindi no, non c'è. Gli errori che vediamo sono soprattutto in uscita in trazione. È il problema nella quale tutti i piloti stanno cercando di risolvere, ed è non è facile, perché pensi di avere la macchina sotto controllo, cominci a mettere le marce terza, quarta, quinta, ma poi all'improvviso la vettura di punto in bianco prende e parte via. Quindi tanti errori che vediamo sono frutto proprio perché devi cercare di capire bene una trazione che non si è ancora capito bene
Anche perché la Codemaster lì hanno cambiato varie volte comunque l'aspetto del gioco e quindi non hanno mantenuto una linearità nella fisica e al contempo quindi ogni volta ti si cambiava comunque dei parametri, quindi tutti i piloti ancora sono nel divenire, nel cercare di capire bene comunque l'andamento di una vettura che sembra che tu hai perfettamente in mano, sembra che tu puoi spingere bene in qualsiasi punto del tracciato, ma poi di punto in bianco ti molla. Credo che anche Lopensky, che ci ha raggiunto in chat, possa confermare quanto esposto proprio da te, definendola l'ultima curva poco cordiale, diciamo così. Riassumiamo anche in breve il suo messaggio, proprio come abbiamo fatto con Giovi, quindi è proprio una questione di guida che... Oh, anche Raffo adesso l'ha persa lì. Però Raffo riesce a continuare, Raffo riesce e fa anche il giro veloce, tra l'altro riesce a migliorare di quasi 60 centesimi il record in gara che anche in questo caso gli apparteneva. Senza quell'errore probabilmente sarebbe stato ancora inferiore, sicuramente un 32,5. Quindi Raffo Idex alla fine ha deciso di mettersi a spingere, 2,6 secondi da gestire su di legge. Alla fine del primo stint credo fossero 3,5 secondi. Adesso ha guadagnato qualcosina di legge, ma veramente un'inezia, si è distribuiti per tutto l'arco dei giri per cui sono state montate queste gomme bianche, praticamente un distacco trascurabile. Invece ho fatto questa esternazione mentre tu commentavi, perché Zeta Pro Mauro ha fatto 32,7, che è un ottimo tempo, 32,7, Dede prende 3 secondi, sintomo comunque che sta affrontando delle difficoltà in questo momento, perché lui ha girato in 33,7, Marco Gano ovviamente sta dietro di lui, stanno perdendo tanto nei confronti del duo di testa, segno che proprio questa fase di gara, quel carburante che sta scendendo, sta creando delle difficoltà al pilota Red Bull, perché non è più incisivo come nelle tornate precedenti. Al contempo invece Raffo Idex di legge, e io metterei anche Zeta Pro Mauro, stanno girando veramente forte. Zeta Pro Mauro è quello che ha le gomme più vecchie, 18 giri contro i 14 del leader e i 13 Marco Gano, che tra tutti i primi è quello che ha meno giri sulle gomme. E adesso Marco Gano dovrà capire quello che sarà il momento più opportuno per tentare almeno il sorpasso. Innanzitutto deve essere abbastanza vicino, però mi sembra che i metri in questo momento siano dalla sua parte. Deve solamente azzeccare un'ottima uscita qui dalla chicane Casio. Infatti vediamo molto molto vicine le due vetture. Credo che però in questo caso sia ancora abbastanza arretrato Marco Gano, che sebbene possa sfruttare il DRS non potrà sfruttare invece in fondo a curva 1 quei centimetri necessari per chiudere la manovra nei confronti di Dead. Dicevamo è vitale per Marco Gano riuscire a capire il momento ideale per cercare di sopravanzare Dead, in quanto lui potrebbe perdere tempo rispetto ai piloti alle sue spalle, anche se distano comunque 14 secondi, ma non dimentichiamoci che Marco Gano ha 5 secondi che pendono sulla sua testa, che gli verranno addizionati una volta terminata la gara e che quindi potrebbero in questo caso di sorpasso nei confronti di Dead essere annullati. Sì, adesso si sta giocando a coppie, Raffo Idex e di legge si stanno marcando giro dopo giro perché stanno girando esattamente uguali, l'ultimo giro per entrambi 32,7, 33 alto invece per Dede e Marco Gano, che quindi stanno giocando tra di loro per la posizione, con Marco Gano che a questo punto deve solamente guadagnare 2 secondi nei confronti di Dede, che ha subito la penalità di 3 secondi proprio qualche giro fa, e dietro c'è un Zeta Pro Mauro che sta girando forte, lui da solo sta girando in 32,9, ha fatto prima 32,7, quindi il ritmo della Mercedes è veramente molto buono. Peccato per l'errore, ma Zeta Pro Mauro sta comunque mostrando un passo invidiabile, e anche Dario comunque dietro si difende in 33,2, quindi diciamo che la top 6 sta girando non tanto distante l'un dall'altro in termini di tempi sul giro. Zeta Pro Mauro senza quell'errore poteva essere nella mischia, comunque poteva essere qui a contendersi la terza posizione insieme a Gano, Dede, quindi sicuramente avremo anche in questo caso una gara, una stagione da protagonista per uno Zeta Pro Mauro che potrebbe diventare e andare sotto i riflettori una volta iniziato il campionato. Inizia la 40esima tornata delle 53 previste con un Marco Gano che induce ancora una volta alle spalle di Dede, entrambi continuano a marcare il ritmo, mentre errore credo di né Dr. Long né per Joker, che erano semplicemente sventolate le bandiere gialle nel terzo settore, ma non abbiamo visto il pilota che ne è stato il responsabile. Di davanti di legge riguadagna ancora leggermente in maniera sensibile. Ha cambiato ritmo, ha girato in 32,3 in quell'ultimo giro Luigi, che ha quasi fatto segnare il giro più veloce della gara, che è stato segnato da Mike con gomma rossa, e ha
ha cambiato ritmo in questo momento, sta cercando in tutti i modi di riavvicinarsi alla Puyidex, un Luigi che invece a differenza di Dede, più la macchina sta andando a scaricarsi di benzina più si sta trovando meglio anche con la vettura, sta girando esattamente quel ritmo di Rafa Puyidex e sta cercando di prenderlo, ma 2 secondi comunque da quando hanno iniziato lo stint, era 2 secondi e 3, sono passati ormai 17 giri di stint e sono 2 secondi, per far capire comunque il ritmo quanto è simile tra i due. Sì, qua solamente un errore, anche minimo, da parte di Raffo o di Legge può decidere quello che saranno le sorti di questo duello. Se rimarranno così, ovviamente il distacco è comunque abbastanza gestibile da parte di Raffo Vedes, anche perché è ben lontano la DRS di Legge, ben lontano ovviamente, come potete vedere, non solo da un effetto visivo, ma anche semplicemente analizzando il tempo, è piuttosto lontano da Raffo Vedes, quindi ha bisogno di un errore che possa comunque far sì che guadagni metri. Marco... Sì. Marco, adesso ce la fa all'esterno, copre allora l'interno lo stesso Dede, ma non può nulla perché era ampiamente davanti prima di arrivare in curva 1 Marco Gannu, che allora riprende la terza posizione per l'ennesima volta. Entrambi si stanno contendendo questo podio per a più riprese. Questo giro la spunta Marco Gannu, ma vedremo se sarà in grado di tenerla stretta, di tenerla tutta per sé, perché Dede sembrava essere andato in difficoltà, sembrava essere in un momento di crisi, però adesso magari vedendo davanti a sé la vettura Alfa Romeo potrebbe tornare a nuova gloria, tornare a nuova luce, rimettersi su quel passo che lo aveva contraddistinto in precedenza e riproporci ancora una volta questa battaglia che sta andando avanti da parecchi giri ormai a questa parte. Entrambi si sono studiati per lunghi tratti, lunghi periodi, poi però non ci hanno mai fatto mancare i sorpassi. Sì, è una battaglia che ovviamente adesso se la vedranno tra di loro, è giusto che comunque Marco Gannu provi adesso a dare lo strappo per vedere se ha qualcosa in più rispetto al pilota Red Bull, ma da come ho percepito tutta la gara credo che loro due hanno veramente quasi lo stesso ritmo. Là davanti invece la Puyidex ha dato uno strappo, ha fatto vedere che magari qualcosa se l'è tenuto, perché ha portato il margine a 2,4 da 2 secondi e 1 che era, e attenzione che potrebbe esserci quasi il giro record, no, 32,3 per lui contro il 32,6 di Luigi Di Legge, quindi 3 decimi rifilati praticamente dal pilota Aston Martin. Dietro Marco Gannu con l'attacco ha fatto 32,1, quindi anche Marco sta spingendo tantissimo, adesso sta cercando di crearsi il gap nei confronti di Dede. Credo che forse Di Legge abbia fatto un piccolo errorino all'interno del T1 che gli è costato un paio di decimi nei confronti di Rafa Puyidex, che poi sono stati i decimi che hanno pesato sul traguardo e che hanno decretato l'ampliamento di questo gap tra la prima e seconda posizione. Certo è che se Di Legge vuole almeno sperare e continuare a sognare in questa lotta ipotetica per la prima posizione, che comunque rimane remota se le condizioni rimangono le stesse e vista anche poi la guida quasi impeccabile oggi di Rafa Puyidex, non può di certo permettersi errori Di Legge, deve continuare a esprimere il suo passo senza forzare, senza andare in overdrive, altrimenti poi ecco che arrivano questi piccoli errorini che se sommati vanno a determinare una forbice in termini di distacco molto a favore di Rafa Puyidex, che senza fare nulla e semplicemente andando ad esprimere quello che è il suo ritmo gara va a guadagnare e va sempre più vicino giro dopo giro, metri dopo metri ad una bandiera a scacchi che lo vedrebbe per primo transitare sotto la stessa. È un po' frustrante vedere che il distacco rimane sempre quello, però comunque è indice del fatto che i due stanno girando sullo stesso livello e potrebbe essere interessante per la stagione vedere una battaglia del genere tra i due, perché in questo momento stanno dimostrando di essere leggermente superiori alla concorrenza, di poco, ma 2-3 decimi nel taschino rispetto ai propri avversari ce l'hanno e di netto. E quindi anche loro si stanno confrontando tra di loro, anche perché comunque bisogna far capire la forza propria al proprio rivale prima dell'inizio della stagione, sai, i primi dubbi, pure le prime pressioni, si gioca già subito qua in pre-season a far capire chi potrebbe essere quello con la voce più grossa in capitolo. Certo che comunque se mai dovessero profilarsi delle battaglie così serrate anche nel campionato sarebbero veramente delle gare snervanti per i piloti, che si troverebbero a girare praticamente in fotocopia e dove un minimo dettaglio va a fare la differenza, quindi sai che non puoi concederti nulla, nemmeno una sbavatura che l'altro potrebbe approfittarne. Questo ovviamente alza a dismisura quello che è il livello della competitività qui all'interno del Formula Italian Team e ci regala anche delle emozioni sempre più grandiose, anche perché è tutto da seguire, diventa molto più avvincente. Rimane
come era auspicabile, come era prevedibile, all'interno della zona di RS Dead, che continua a marcare Marco Ganu, che adesso è diventato lui quello che dà il passo, quello che è detta l'andatura al pilota che lo segue. Ma vediamo che praticamente gli stacchi rimangono identici quando, come quando Marco Ganu era alle spalle proprio del pilota Red Bull. Quindi abbiamo una verosimiglianza assurda tra quelli che sono i due passi gara dei piloti che occupano la terza e la quarta posizione, proprio come avevi anticipato tu, Jakub. Veramente qualcosa di clamoroso. E di Legge e Raffo continuano a fare il solito gioco dell'elastico: un giro guadagna di Legge, un giro guadagna Raffo. Quindi overall, in totale, il distacco tra i due non cambia. Sì, è una condizione che ti permette questo tipo di gioco, comunque questo tipo di battaglia snervante tra i piloti, te lo permette proprio la gomma, perché è una gomma che non cala, una gomma che continua a migliorare, quindi te giro dopo giro spingi, e il fatto che se i passi sono molto simili, la tendenza poi dopo è questa qua, avere 2 secondi di differenza è difficile poi dopo da chiudere. E quindi rispetto agli altri anni questo potrebbe essere una tendenza che potremmo vedere abbastanza spesso, cioè di piloti che magari sono molto simili, capita magari che c'è un gap di 1 secondo e quel secondo non lo riprendi più perché hai la stessa velocità, e quindi sono varie tendenze che per ora, come l'overcut che abbiamo visto prima, i passi gara di adesso, tutte cose che potremmo vedere anche durante la stagione, con la sostanziale differenza che se entra una safety car o una virtual può cambiare completamente tutto e qualcuno si può inventare una strategia diversa, magari quella gomma famosa rossa che non abbiamo visto oggi in gara da parte dei piloti che sono rimasti, ma che poi dopo può rientrare utile. Quindi diciamo che adesso si stanno confrontando solamente sul passo, ma poi dopo, quando ci saranno anche le safety car e quindi entreranno potenziali variabili, lì si giocherà anche pure sulla strategia. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, credo che in gara si abbia solamente una gomma rossa a disposizione, nuova ovviamente, mentre avrai quelle usate nella qualifica. Sì, lì dipende più che altro dalla strategia che vuoi adottare in qualifica, delle gomme rosse, perché tu hai comunque gomme rosse, puoi decidere quante usarle, poi ovvio, se ne usi tutte e 4, i 7 non è neanche uno di gomma rossa nuova. Se invece ne usi 3 ne hai una, se ne usi 2 hai 2 rosse nuove. Lì poi dopo dipende su come impronti la strategia, magari dicendo ma se mi entra una safety car non mi entra, oppure se magari hai l'intenzione di fare 2 soste perché dici che quella strategia è meglio rispetto alla classica sosta media hard o hard media. Lì dopo sono tutte scelte dei piloti riguardanti le proprie strategie. Certo è che comunque abbiamo elencato le differenze rispetto ai giochi precedenti, ma quello che non cambia è il tipo di resa offerta dalla gomma media se comparata con la hard, che praticamente anche una gomma media usurata va forte quasi come una hard nuova, anzi ti prende come una hard nuova, quindi questo sarà un fattore da stressare, anche se in gara è molto più facile rivedere la hard, ovviamente va sempre comparati i risultati delle gomme montate in qualifica, però sembra che i piloti adottino con più facilità la gomma hard. Non so poi se questo sia semplicemente un fattore dettato dall'esperienza che devono coltivare anche loro sul nuovo gioco, su quelle che possono essere i risultati espressi dalle due gomme, però in queste 2 giornate di pre-season sulla 100% stiamo vedendo montata molto spesso la hard, che invece l'anno scorso era praticamente scartata a priori. Adesso vediamo anche Dead molto vicino a Marco Ganu, qui praticamente da non usare la gomma posteriore destra del pilota Alfa Romeo, che non si fa beffare, però quindi non lascia lo spazio e chiude la porta in faccia ad Ed, che si era fatto vedere in maniera piuttosto pericolosa per andare ad infastidire la visuale di Marco Ganu, che però pilota d'esperienza, lui vice campione anche l'anno scorso in Pro League, sa il fatto suo e dunque continua a guidare davanti ad Ed anche all'interno di questa 46esima tornata delle 53 previste. Ancora una volta bandiere gialle che però vengono subito ritirate. Jakub, ci siamo quasi, mancano praticamente 8 giri al termine di questo secondo Gran Premio. Sì, 8 giri nella quale si stanno un po' delineando adesso le varie posizioni, c'è solo la battaglia interessante per il terzo posto e la battaglia anche per l'ottavo posto tra Mr. X e Leuns, con Leuns che va all'attacco del pilota della Haas ma non riesce a infilarsi in curva 1,
Ritornando al discorso di prima, Matteo, la Gumarda la vediamo spesso perché l'anno scorso comunque, se ti ricordi, la gomma rossa era una gomma abbastanza dura, cioè era uno step molto duro, quindi praticamente la Hard diventava inutile perché era una gomma troppo dura da utilizzare, la vedevi veramente in po'. Intanto Raffo fa un tempone 31.7, ribadito da Luigi 31.6, hanno spinto tutte e due tanto in questo giro. E d'altro canto, invece, quest'anno la gomma morbida è veramente morbida. Che adesso sorpassa e restituisce il favore a Marco Gano, prendendosi l'interno in arrivo a curva 1. Gano, come ha fatto più volte, non si è nemmeno difeso, ha semplicemente posto il fianco, ha concesso la traiettoria più interna a Dead, che allora non si è fatto pagare due volte, si è rimesso a dettare il passo lì davanti, ma credo che assisteremo ancora una volta a meno di un altro scambio tra questi due piloti, che continuano praticamente a rimanere in battaglia dall'inizio di questa gara. E invece, chiudendo il discorso sulle gomme, la gomma morbida di quest'anno è veramente morbida, quindi non ha poi quella grande differenza che ha una media, cioè questo caso quest'anno è la media la vera gomma da gara, perché ti permette di fare i tempi che ti fa la russa a inizio gara, se qualcuno vuole metterla, però con una durata molto maggiore. Quindi la media esclude la rossa e di conseguenza la Hard diventa la gomma secondaria alla media. Intanto Leoz su Mister X si è portato in ottava posizione. Ci siamo persi la manovra di Leoz su Mister X, alla fine però il pilota Alfa Tauri è riuscito a riportarsi all'interno dell'ottava casella. Vedremo se anche in questo caso Mister X poi vorrà riproporsi nelle successive tornate per andare a riappropriarsi di quella settima, di quella ottava posizione, pardon, che gli era appartenuta fino a poco fa, mentre Marco Gano comunque adesso è riaccorciato in arrivo al Casio Chicane, 3 decimi di stanco tra la Red Bull e l'Alfa Romeo, che si involano per la 49esima volta sul rettilineo principale di Suzuka. Marco Gano che cerca di fare meno strada possibile per poi aprire il DRS e quindi sfruttare più a lungo il beneficio aerodinamico che può offrire dalla mobile, si avvicina ancora in maniera sensibile, si fa vedere, ma rimane semplicemente una minaccia, rimane una munizione per Dedri davanti, che in questo caso sa della presenza del pilota Alfa Romeo alle sue spalle, sa che non può commettere errori, sa anche che è in una situazione di vantaggio, perché Marco Gano, una volta sorpassato Dedri, dovrebbe poi accumulare 2 secondi proprio sul pilota che adesso veste i colori della Red Bull. Quindi può dal canto suo rimanere anche leggermente tranquillo, quello che però conta è che i piloti vogliono sempre concludere in pista l'uno davanti all'altro, quindi anche a prescindere da quello che poi sarà il risultato finale una volta applicate le penalità, rimane comunque l'orgoglio di aver concluso davanti a quello che è stato, quello che è stato il tuo rivale per tutta la gara. E diventa una soddisfazione personale, no? In quel frangente, anche se però tu sai che non conta molto. Comunque siamo nella pre-season, quindi anche questi riferimenti ci stanno per prendere le misure, per andare a entrare un po' più in confidenza con quello che è il meccanismo fisico e soprattutto confrontarsi con quello che è il passo di altri piloti, perché come mi hai detto tu è cambiato praticamente tutto sul setup, sul comportamento della vettura, quindi andare ad ottenere anche dei riferimenti esterni di certo premia e offre anche altri parametri su cui sbasarsi. Leoz è crashato. Ah sì. Ah. E infatti lo vediamo in modalità ghosting con Mister X che ancora lo insegue, 3 decimi di stacco, si avvicina tantissimo qui, probabilmente lo supererà anche. L'IA credo che sia diventato anche un filo più forte su questo gioco, correggetemi se sbaglio, ma sembra essere un po' più caparbia. Boh sì, più o meno, cioè di solito il livello è sempre quello anche rispetto all'anno scorso. Quindi su questo non ti saprei dire. Quello che ti posso dire è che c'è un Luigi che mica ha mollato su Raffo Ilex, sta dando tutto per andare a ricucire il distacco, è risceso di nuovo sotto i 2 secondi, 1 secondo e 9. Un Luigi che con vettura più scarica, la tendenza, quello che ho visto, è che si sia trovato molto meglio adesso rispetto ai primi giri con l'Hard. I primi giri con l'Hard ha fatto fatica, magari doveva ricaricare un po' l'ERS, ma comunque ha fatto fatica. Nella seconda parte invece ha risposto molto bene, tendenzialmente è stato anche leggermente più veloce di Raffo Ilex, che però dal canto suo è sempre stato in controllo della gara, è sempre stato con questi 2 secondi, quindi una bella battaglia elastico tra i due. Sì, complimenti di legge, perché lo l'avevo per spacciato dopo aver visto il distacco di 3 secondi e mezzo dalla vetta, pensavo che ormai fosse finita, avesse anche lui alzato bandiera bianca, invece no, si è rimesso a spingere. Entrambi comunque hanno offerto un ottimo passo gara, con un Raffo Ilex forse
che ha tirato un po' i remi in barca mentre Di Leggi continua a tenerli fuori, a spingere come un dannato. Un primo 31-6, nuovo giro veloce della gara, mentre Ganu ancora una volta molto molto vicino a Minimini. Ci siamo, è un po' corto di Ers, però come dici tu, apre il DRS, non si difende Dead, almeno non si vede, non si vede per ora, e chiude di nuovo il DRS Marco Ganu, che lo lascia davanti, lascia stare lì Dead davanti. Forse ha capito che anche il pilota Red Bull voleva approfittare di un eventuale sorpasso per poter ricaricare l'Ers e chiudere in maniera definitiva la pratica nei giri a seguire, mentre Marco Ganu si è armato di furbizia, ha deciso lui di approfittare di questo possibile beneficio, di questo possibile vantaggio, e vorrà sfruttarlo fino all'ultimo, fino all'esposizione della bandiera a scacchi al termine del 53esimo giro. Comunque, tornando poi su Di Legge e su Rafuidex, Rafuidex forse aveva tirato leggermente remi in barca, conscio anche dei rischi che si era preso, ovviamente sempre calcolati, sempre contenuti, nel primo stint. Infatti più volte mi avevi citato delle correzioni avvenute sulla vettura di Rafuidex, che diciamo non era magari troppo a suo agio, e forse per spingere un po' troppo, per rimanere lì davanti, aveva usato, è andato poi in overdrive, la vettura aveva subito segnalato questo limite imposto, questo limite fisico sopra il quale non si può andare. E occhio, perché Raffo adesso ha ritirato un altro strappo, sembra che loro stanno giocando adesso su chi deve fare il giro più veloce, una volta si prova Luigi, una volta si prova Raffo, adesso credo che sarà il turno di Raffo Idex e potrebbe strappare il giro record. No, non lo fa, 31.7 per lui, comunque dà un bello strappo a Luigi, che paga circa mezzo secondo in questo giro nei confronti del pilota Aston Martin. Ci risiamo intanto per la battaglia per il podio, Dead e Marco Ganu, sempre loro i protagonisti, sempre loro gli eterni rivali, sempre la stessa tattica di Marco Ganu, che sta più cucito all'interno della pista per attivare in maniera anticipata il DRS, si avvicina, ma non è abbastanza, e anche all'inizio del 51esimo giro Dead conduce davanti al pilota Alfa Romeo, un pilota Alfa Romeo che comunque non è ancora così determinato a prendere la posizione, quindi non abbiamo ancora visto al 100% quelli che possono essere gli scenari riservatici da questi due piloti. Poi una possibile causa invece per quello che potrebbe essere mancato. Attenzione, 3 secondi. Luigi si è girato. Di Legge, questo non lo sapevo, grazie Jacopo per la pronta segnalazione. Di Legge che dunque ovviamente vede aumentare in maniera abbastanza evidente il distacco dalla vetta, fortunatamente di Dead e Marco Ganu sono abbastanza distanti, adesso si riassesta il gap sotto secondi e mezzo di ritardo rispetto a Di Legge. Avevano fatto il vuoto, era Felix Di Legge, avevano veramente fatto il vuoto alle loro spalle, e considerare che l'uscita dai box dopo aver cambiato le gomme, Dead e Marco Ganu non fossero così lontani, rende ancora più eroica, dà ancora più merito a quello che è stata la prestazione di Raffo e Di Legge, che hanno dato tantissimi secondi, credo che fossero intorno ai 13 secondi a Dede e Marco Ganu, che sì, di cui solamente uno tra loro salirà sul podio, quindi è un riferimento già abbastanza importante su quello che può essere il livello di competizione raggiungibile da Raffo e da Di Legge. Adesso siamo a livello della casa chicane, altro giro, altra corsa, altro possibile tentativo di sorpasso. Forse dovrebbe portarlo a termine adesso Marco Ganu, perché al giro successivo il rettino potrebbe essere troppo corto per portare a termine la manovra, quindi Ganu, se vuole provarci, deve farlo adesso, ma sembra piuttosto lontano. Sta erogando tutto l'ers disponibile all'interno della sua batteria, ha ovviamente aperto il DRS, ma non gli bastano, sempre troppi metri a separare Dead e Marco Ganu al termine di cui io credo invece, Matteo, che sta aspettando l'ultimo giro per passarlo. Tu dici? Vabbè, ci sta, sì, è vero ancora, perché non l'ha mai fatto. Non ci ha mai provato, e sa che comunque il rettilineo è corto e il rettilineo quello dietro è difficile dopo passare, quindi se ha un'unica chance lo sparerà proprio all'ultimo giro per stare davanti a Dead. Luigi ha sbagliato ovviamente perché era impiccato nel tentativo di tenere un ritmo comunque per mettere pressione a Rafuidex, e ci sta l'errore che ha fatto Luigi, perché comunque è estenuante fare un ritmo così per tutta la gara. Occhio, si è girato Zeta Pro Mauro, attenzione, sì. Ha perso la posizione su Dario, anche lui all'interno delle S, praticamente nella fase finale ha perso la casella nei confronti di Dario su Alfa Romeo, si raccoda dunque due errori per il pilota Mercedes quest'oggi. E nel mentre invece Dead adesso sta spingendo tanto, e forse ha colto di sorpresa un po' Marco Ganu, che adesso deve tirare un po' tutto e non sarà facile l'attacco in curva 1. E proprio parlando di questo duello, è vero che si è ampliato tantissimo il distacco tra Rafuidex Di Legge e Dead e Marco Ganu, ma credo che Dead e Marco Ganu poi hanno fatto un po' gara tra di loro nel tentativo di marcarsi, e ovviamente questo è ampliato. Guardalo Dead, troppo lontano.
già fa. Aveva cambiato anche la strategia Dede, facendosi tutto interno per evitare che l'Alfa Romeo di Marco Ganu si riuscisse ad insinuare anche in uno spazio di pochi centimetri. Dunque ha prevenuto ogni possibile mossa, ma era decisamente troppo lontano Ganu, che allora, a meno che di colpi di scena eclatanti nel corso di questo giro, dovrà accontentarsi della quarta posizione effettiva. Sarebbe comunque rimasta tale, anche perché ha questa penalità di entità maggiore rispetto a quella accumulata da Dede, quindi non avremmo visto comunque un ordine di arrivo che avrebbe rispecchiato la classifica finale. Però rimane l'onore di ultimare il sorpasso in pista, ma questi due comunque oggi ci hanno fatto divertire a lungo, ci hanno regalato comunque dei grandi duelli, si sono scambiati più volte le posizioni, alla fine a spuntarla credo che sarà Dede, mentre sono volato on board con Rafał Widex, che è appena uscito da Spoon. La curva iconica di Suzuka e percorrerà per l'ultima volta la 130R, anche questa è entrata nella storia del mitico tracciato giapponese, una correzione in uscita da Spoon, l'ultima probabilmente di questa gara, e affronta in questo caso la Casio Chicane, anche questa una delle curve leggendarie che contraddistingue. Occhio al giro veloce. Cuito di Suzuka va a prendersi questa vittoria back to back rispetto a quella ottenuta in precedenza in Spagna, lo fa anche con il giro veloce di pochi centesimi, non scende nemmeno sotto il muro del primo e 31, una prestazione dominante quella offerta oggi da Rafał Widex, altrettanto dominante andare ad emulare quello che era un passo straripante già espresso da Raffaello Morga, vincitore di questa gara. Terzo Dead ovviamente, poi quarto Marco Gano, che accumula ancora un'altra penalità perché non ha scontato quella precedente, quindi credo semplicemente sia una abbiano ribadito quello che era la penalità accumulata da Marco Gano, sì, e non ne fosse un'aggiuntiva. Mentre quinta posizione invece per Dario, che conclude anche la sua gara, il pilota Alfa Romeo. Praticamente arrivano in successione le due vetture che sono in partnership con la Sauber. Sesta posizione per Z Pro Mauro, autore di due errori in questa gara che sicuramente hanno pregiudicato l'esito finale e avrebbe potuto regalarci molto di più. Settima invece per Matteo Profilo, anche lui in uscita dalla Casio Chicane, e va a concludere questa seconda gara della pre-season. Poi tutti i resti, tutti gli altri piloti sono arrivati, con Fabio Ferrer e Dorlong non a pieni giri, così come Mike Mai e Pierre Joker. Attendiamo l'arrivo di Mr. X, poi di Lewis, per concludere in maniera ufficiale questa seconda giornata della pre-season nel gruppo combinato del 100%, e che quindi si mette già con la testa a pensare alla settimana prossima. Sì, adesso credo che avremo altri 5 minuti post gara per un po' ribadire quello che è successo durante questo GP, un GP che ha dato comunque delle risposte importanti e soprattutto delle conferme interessanti per quanto riguarda quello che si era visto nella prima giornata di settimana scorsa, e che ci ha dato degli spunti interessanti soprattutto su come potremo leggere la gara a seconda delle varie situazioni che si verranno a creare. E ci ha anche divertito, perché comunque è stato veramente, non tanto a livello di sorpassi ma a livello di ritmo, è stato veramente incessante e interessante vedere i vari piloti come comunque erano molto vicini sul passo e come questi passi si siano poi dopo disomogenizzati, ecco, bravo, nel corso della lungata della durata dello stint, quando la benzina è andata a calarsi. Tante risposte avute, tante anche le domande che dovranno farsi i piloti con i risultati di questa gara. Si riconferma però Raffaello Morga in vetta alla classifica per la seconda settimana di fila. Attendiamo poi anche quello che sarà il riscontro con Daniele Play, oggi assente, comunque inserito come riserva. Di certo ci aspettano dei campionati veramente sensazionali, che sia la Pro che sia la Master. Abbiamo dei piloti che possono giocarsi veramente tanto e che possono tenere in lotta il titolo praticamente fino all'ultima gara. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto nel nostro consueto salutino per le interviste dopo il Gran Premio. A presto! Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai?
un momento, ci arrivo, mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando, cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due, ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega della Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento. O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Ragazzi, non si gira. Eccoci all'interno del nostro consueto salutino in compagnia di Legge e del vincitore Raffaello Morga per raccogliere un po' quelle che sono le impressioni post gara dei primi due piloti classificati. Poi attenderemo anche l'arrivo di Dead se vorrà unirsi a noi. Intanto iniziamo proprio ad ascoltare quelli che sono i primi pareri che possono esprimere i due indiscussi protagonisti di questo Gran Premio. Io partirei proprio al secondo classificato, da Luigi Di Legge, autore proprio di una seconda posizione, occupato del secondo grino più alto del podio. Abbiamo visto una battaglia, soprattutto negli ultimi giri, tra te e Raffa, una battaglia virtuale, ricordiamolo. Cercavate sempre di prendervi il giro veloce l'uno dall'altro. Alla fine hai dovuto alzare bandiera bianca per quel testacoda che poi ti ha fatto perdere terreno rispetto alla vetta, però ovviamente non la posizione nei confronti di Dead. Entrambi un'ottima prestazione. Dici un po' come è andata la tua gara. Buonasera. No, abbastanza male in realtà.
abbastanza male, perché l'allenamento è stato pochissimo, infatti ho usato un setup che era forse da qualifica e ho sbagliato pure la qualifica, ero sotto al T2, no scusa al T1, alla uscita della spoon ho fatto un test a coda che mi ha di fatto precluso la possibilità di partire dal palo e niente, gara in salita. Pochissime prove fatte, soprattutto a pieno carico, non sapevo come andava la macchina. Primo stint veramente sulle uova e Raffa, insomma, ne ha tratto vantaggio, ha avuto pista libera, è andato via. Io ho cercato di tenere botta il più possibile, però la macchina veramente era ingestibile. Tratto delle Degner, l'hairpin e anche l'uscita della Casio, lui prendeva stabilmente un decimo ogni giro. Quindi ho dovuto compensare con un po' d'erse, quindi l'ho perso, fino a che poi sono andato fuori dal DRS, da lì ho tirato un po' i remi in barca. Anticipata la sosta con la bianca, il passo l'ho ripreso perché ho fatto una modifica all'ala che mi ha aiutato un pochino. Però la macchina non era perfetta, era lontana insomma dalla perfezione, però comunque ero riuscito a ricolmare il gap su Raffo. Sul finale, quando ho visto che non c'era più nulla da fare, forse mi sono distratto un pochino troppo. Ho provato a prendere un pochino più aggressiva la Degner, che mi ha dato problemi per l'arco del GP. E nel prenderla un pochino più aggressiva ho fatto la frittata, perché la macchina praticamente si è messa col fondo sotto il cordolo e ho perso completamente il contatto con l'asfalto, con le gomme, e è andata in testa a coda. Ho ripreso, ho concluso la gara, però insomma il passo con la hard è stato buono, con la gomma bianca tutto sommato salvabile, il passo con la gialla pessimo. Bravo Raffo perché ha fatto una gara tranquilla, insomma non ha fatto grosse sbavature e niente, ma a posto così. Perfetto, Jacob, tu avevi qualche domanda in particolare per Luigi? No, diciamo che l'analisi che ha fatto era abbastanza lucida e a conferma di ciò che ha detto sul suo setup, che per quanto ha detto era forse più importante sulla qualifica, il fatto che a macchina scarica cominciasse ad andare anche con i ritmi di Raffaele significa proprio che la macchina reagiva bene a vettura molto molto più leggera, evidentemente gli ha dato qualche difficoltà soprattutto nella prima parte di gara con la media, però tutto sommato credo che sia soddisfatto dal momento in cui sia qua sia comunque in Spagna è andato molto forte, siamo solo alla pre-season, quindi credo, notando anche dalla sua voce, da come ha esaminato la gara, sia anche abbastanza fiducioso, perché se magari non trovi la quadra, ma comunque vai forte, significa che comunque il potenziale ce l'hai. Passiamo allora al primo classificato, Raffaello Morga. Innanzitutto i complimenti da parte mia e credo anche da parte di Jacob e Simone. Grande gara la tua, sempre primo praticamente. Hai condotto ogni giro in testa, ti sei fatto anche il giro veloce, pole position e vittoria. Credo che abbia fatto anche un gran chelem, quindi tutti i risultati possibili li hai ottenuti tu. Dici un po' le tue impressioni su questa gara e su quello che poi è stato il tuo passo gara. Luigi non era molto soddisfatto, tu invece hai fatto tutto quello che volevi fare con la macchina, ti seguiva a ruota, era perfetta. All'inizio gara, soprattutto il primo stint, avevo tanto sottosterzo, e per il resto, anche perché ho provato poco, cioè praticamente ho iniziato a provare oggi pomeriggio alle 5, e sono contento più che altro per quello, che sono riuscito ad adattarmi abbastanza in fretta. E per il resto poi il secondo stint era un po' altalenante, c'erano giri dove mi sentivo molto tranquillo, giri dove faticavo un po'. Una bella sudata. Ti abbiamo visto infatti qualche volta remare un po' contro la tua vettura, con la tua Aston, che non era proprio al massimo, soprattutto nel primo stint. Jacob spesso mi diceva che c'era qualche correzione da fare, qualche momento concitato. Poi nel secondo è andato un po' meglio, però qualche volta ti abbiamo visto anche te un po' sulle uova rispetto a quello che era l'aderenza della tua Aston. Sì. Non era la stessa ogni giro, diciamo, cioè cambiava molto. E forse anche questi sono comunque fattori da considerare in ottica campionato, quelle che è comunque una nuova concezione di vetture, quindi anche una nuova fisica da interpretare. Jacopo ha detto che si sente tanto la differenza rispetto all'altro gioco, quindi potremmo anche vedere qualche esploit di qualche pilota che magari non era così competitivo l'anno scorso. Se tu hai ancora qualche domanda per il nostro vincitore, Jacopo, falla pure, io mi congedo, mi tiro fuori.
Più che altro, ecco, no, siamo più o meno allo stesso discorso, cioè nel senso, come per Luigi vale anche per lui, cioè Raffo è due gare su due che per ora vince, quindi sicuramente questo dà tanta fiducia per quanto riguarda la stagione. E più o meno il discorso che ho fatto a Luigi vale anche per lui, perché comunque tutta la gara sono rimaste 2 secondi, cioè sono usciti dai box che erano 2-3 quando hanno messo la hard. E prima dell'errore di Luigi erano 2-4, quindi sostanzialmente hanno fatto gara allo specchio. Potrebbe essere, diciamo, una bella rivalità, perché comunque il fatto che sono molto vicini implica che comunque si potranno vedere molto spesso molto vicini in pista anche, e quindi credo che la loro fiducia è aumentata dopo questa seconda gara. E niente, mai si aspetta. Credo che per loro aspettano solamente di scegliere le vetture e poi di andare in pista, perché ormai credo che loro l'hanno fatto, quindi c'è poco da dire. La gara che hanno fatto oggi è stata emblematica sul ritmo gara, sul passo che hanno tenuto, quindi bisogna solamente aspettare l'inizio della stagione, perché credo che ci saranno delle belle con variabili nuove. Come anche ha detto lo stesso Raffaele, la macchina si comporta in maniera diversa da un giro all'altro. L'avevo notato anch'io quando ho fatto la prima gara in pre-season in Spagna, che non ho capito bene a un certo punto perché andavo meglio rispetto a prima e facevo esattamente le stesse cose. Quindi c'è tanto ancora da imparare, però i segnali che hanno lanciato sia Luigi che Raffaello sono molto importanti e segno comunque di puntare veramente in alto. Allora, credo che noi avremo anche altre pre-season da fare settimana prossima, altre 2 pre-season comunque che ci attenderanno e sicuramente saranno entusiasmanti almeno tanto quanto questa e quanto quella spagnola, quindi attendiamo l'arrivo di quegli appuntamenti, però prima vi diamo appuntamento a quella che sarà la terza gara di questa settimana, che credo che sarà giovedì, correggetemi se sbaglio, o venerdì? Venerdì. Domani. Okay. Avevo il 33%, lo sbagliate tutte. Domani, appuntamento alle 21.30, sempre sul canale Twitch del Formula Italian Team, per una 50%, quindi la seconda 50% della settimana, che andrà a concludere gli appuntamenti agonistici del Formula Italian Team, e probabilmente ci sarà anche un Formula Italian Team Reloaded, in cui si andrà poi a rivivere tutte le emozioni che sono passate in settimana tramite anche i commenti dei vari piloti. Da me è tutto, credo che posso congedare i nostri spettatori. Simo, devi aggiungere qualcosa? No. Ok, perfetto. Allora, posto così. Appuntamento destinato a domani in via definitiva, ore 21.30 per la seconda 50% della settimana. Noi vi auguriamo una buona notte, una buona serata e ci rivediamo in pista tra meno di 24 ore. A presto. Ciao. Ciao.